Cosa stai facendo, Renato? Come è già finito? Che delusione. Finito, Ti finito, sei già ragazzi. iscritto a Twitch? C'ho 33 anni comunque, Scusa, 32, ma scusa. perché nei consigliati ti dava Amurant? Non ce l'ho l'Amorant Sei nei sicuro? Non l'hai consigliati. mai Sì. visto? Sul modo canale? Hot tab? Aia. Hai detto hot Cosa? tab? Hot tab per Aia. me è una categoria di vasche da bagno, cioè non un canale di Twitch. Sei Allora, i sicuro? canali consigliati mi dà Power, Moonride, Grande il Moonride! Gabbrone, No. non so chi sia, Il Zano, Gabrone. Zanno gioca a 17, FIFA. Gabibone, eh? no, sta Gabibone giocando a sono Call of io. Duty, no, il Gabbrone, Ah, è no, Battery. che C'è il Matteo figata. che gioca a League of Legends e poi Matteo HS che gioca a Jump King. No, Matteo HS te lo consiglio proprio, guarda. Mostra di più, perché No, no, Matteo no, cosa mostra di HS, più? No, vai su Game Experience TV. Tumblr, The Real Marza, Christian Vieri Official. Eccolo, eccolo il Bobbo primo Vieri, follower. porco due, subito. Bobbo Vieri, cazzo. Vabbè, guarda che fa delle La live. Madonna, mi immagino. Sì, Tra sì. l'altro, non so se lo sapevate, ma io e Bobbo Vieri siamo nati lo stesso giorno, il 12 luglio. Ma tu non fai jazz chatting con Totti, lui sì. Ho capito, ma cioè, io neanche c'ho 50 anni e ho fatto i mondiali, per Vabbè, quanto ne giusto. sapete voi. Ah, hai fatto i mondiali sì o no, quindi? Questa è una domanda a cui non risponderò Ma agli adesso. europei li stai giocando? La questura me l'ha svietata. Vabbè, a questo punto Devo mancano pagare 20. le Cicciuzza, tasse. Ma mancano siamo in 20. diretta o sto facendo il coglione No, no, siamo avanti? in Abbiamo i diretta. microfoni aperti. Abbiamo i Ah, microfoni ok. aperti. Ah, ma siamo in diretta, dica. Sì. Siamo Ah, in ok, non abbiamo diretta. salutato nessuno. E no, perché stiamo sul tappo, Allora, mancano le 10 immagini non ci secondi. sono ancora, sono solo i microfoni aperti. No, abbiamo solo i microfoni Esatto. aperti. Comunque io Allora. avevo l'account di Twitch fatto tipo nell'anno del signore 2000, prima del 10, mi pare, ma perché ti regalavano una skin di Halo su dove Ah! Adesso ci potevi. siamo. Quindi tu ti sei iscritto a Twitch soltanto perché volevi arrubarti i codici. Grabbare Ma quando mi sono le iscritto io a Twitch, skin. cioè, Vabbè, facevano le pubblicità dello yogurt per bacio, però vabbè. ci sta, buono. È Buonissimo. buono lo yogurt, cioè, non è come adesso invece che è un veicolo culturale della Giusto, Madonna. e infatti noi ne facciamo parte e siamo Esatto. proprio. Sì. Quindi è questo, Buon esatto. salve a tutti, amici di Game Experience. Salve, buon Buonasera, salve, buonasera. buonasera a tutti. Inizio subito cercando di ringraziare quelli che, nonostante tutto, ci si abbonano e mettono il follow mentre siamo nelle repliche. Quindi li ringrazio comunque, ovviamente. Quindi a Usandrei con due I, il dottore Il, che non è quello che pensi, Renato, Andrea 86 GT, vabbè, lo conosciamo, e ringrazio anche il caro Super Frog per Comunque, l'abbonamento con Prime, che questa è la mia parte vi delle voglio live bene, di Twitch. ragazzi. Cioè, tu che fai il recap Non era finito il e i gioco, scusa. nickname della gente. Lo so. Purtroppo è una cosa Cioè, spero che un che giorno si si scriva fa. qualcuno con una bestemmia gigante sulle. Già lo fanno e li Lo ringraziano fanno. comunque. Quella è la cosa Ma bella. Simo, non hai la lavagnetta dietro per scrivere i nomi dei nostri abbonati? No, perché io ho una piscinetta privata dove Ok. dentro la piscinetta scrivo ogni nome. E in modo che Non si cancella comunque. con l'acqua? No, Posso no, è seguire. tutto anti-acqua, che è una cosa diversa per dire indelebile. Comunque è una cosa, una meccanica diversa. Antiacqua, Esatto, è perfetto. anti-acqua. Esatto. Antiacqua. Comunque, buon salve a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di GIS Chatting, ancora dedicata alle 3 2021, che sembra non voler smettere mai di vivere. Infatti, tipo, poco fa, prima che noi fossimo in diretta, c'era la remastered dello showcase di Microsoft. Che Cioè, era un'altra definizione, quindi. Quattro era estesa, era più una K deluxe stanno per edition, diciamo, questo. Ah, ok. una deluxe edition alla Ok. Nintendo, no? Con dentro cose in più, che in realtà erano semplicemente probabilmente quasi gli stessi giochi, tranne qualcosina in più, con dei trailer diversi. Però hanno fatto Tutto era vedere Scarlet Nexus. interessantissimo comunque. Sì, beh, certo, sono stati dei grandi. Comunque, comunque hai un coso dentro di te che si sta ingroppando un altro. Ah, sì, loro? Certo, loro sono Ma li sempre voglio presenti. pure io tutti questi simboletti Sono qua che c'ha sempre piccolino, cioè presenti. moderatore, fondatore, Prime Gaming, Tutto su. tutto. Perché devi essere un maestro per avere tutte quelle cose. Sì, comunque sono i miei Ok, compagni di vita che stanno sempre qui dietro al mio letto e fanno che cosacce. figata. Sì, tutto il giorno così. Pensa che figo essere te. Lo so, Cicciuzzo. Lo so che mi invidi tanto, ma sappi che puoi essere migliore di me. Quindi puoi non essere me.
bravo. Comunque, ad ogni modo, buon salve di nuovo a tutti quanti. Oggi, ripeto, faremo un recapone di quello che è l'E3, ma lo faremo a modo nostro, quindi a cazzo di cane, in cui diremo magari quello che ci è piaciuto, quello che non ci è piaciuto, quello che magari avremmo voluto vedere e quello per cui la gente si è illusa completamente grazie ai leak e ai rumors. Ma non mancherà cazzo di cane, noi qua siamo dei professionisti, giustamente, comunque, e c'è il dottor Ferrari, vabbè, il dottor Ferrari è esattamente, fortunatamente l'ingegnere Henry qui, sì, e poi comunque io voglio dire, cioè, certo ci mancherebbe altro, non vorrei mettere in discussione nessuno, esatto, no senso, ci mancherebbe, sì, nel senso, casomai a membro di Segugio, ah vabbè, giusto, giustissimo, come sempre, come solito, sì. Comunque non mancherà ovviamente la nostra immancabilissima tier list, che non è più di moda, ma a noi ci piace tanto fare perché sono divertenti, quindi faremo anche quello. Non è però... più di moda, cosa mi sono perso? Non sono più di moda le tier list, sono passate, okay. Sono, vabbè, sono vecchie, ma se facessi una tier list in octab con la ASMR di fondo mentre ragazzi, il microfono da Twitch, sì, senza lei con il microfono, esatto. In quel caso, in quel caso una tier list delle tier list, possiamo fare una tier list, certo, esatto. Ci starebbe, basta, cioè dovete, cioè, no, basta con Twitch, ragazzi, basta, no, noi da domani solo Periscope, mi raccomando, da ragazzi, domani real time, come vuole, funziona ancora Periscope, i blog di MSN Messenger anche, volendo, possiamo usare anche, perché non lo so, posso andare a niente, no, Periscope la esiste, c'è ancora la pagina... ah no, addio Periscope, no, ah, è morto? No, non se ne è accorto nessuno, perfetto, non se ne è accorto nessuno, un po' come quando ha chiuso Google Plus, esatto, o come tra poco chiuderà Clubhouse. Può essere, bravo, bravo Kevin, bravissimo Kevin. Comunque, appunto, come ogni live che si rispetti, cerchiamo di introdurre chi sono i partecipanti della nostra live, che ovviamente ormai avete imparato a conoscere, ma sti cazzi, lo diciamo sempre. Iniziamo dal piccolissimo, carinissimo patatone GPGPG Kevin, che è qui con noi a dire, no, Cicciuzzo è più... più sensuale. E poi a seguire il carissimo, immancabile caporedattore di Game Experience, Renato Passalacqua, nonché io oggi, quando ero bellissimo, una volta eri bellissimo, adesso sei intellettuale. Adesso sei intellettuale. E, anzi, non sei neanche oggi non sei in veste di ninja, hai un setup normale, no, oggi quindi non posso pomparti più di tanto, sei un normalissimo caporedattore, diciamo, cioè così, buttiamo la anche gli occhiali alla Togliatti, esatto, cioè proprio cacci, proprio radicato lì nel suo ruolo radicato di caporedattore, ci manca solo la giacca con le toppe sui gomiti. Poi non manca il nostro Mastro Lindo, detto quell'altro lì, detto Cicciuzzo, detto Francesco Erriu, non so più cosa dire, ormai hai troppi soprannomi. Comunque a breve ti seguirò anch'io, Cicciuzzo, sai, io ho questa folta chioma e me la taglierò, vedo. Rena, hai un non so che di Nathan Drake oggi. C'è il faretto che mi fa la luce sulla pelata, è quello, probabilmente quello. Comunque, oggi Renato, secondo la chat, è Nathan Drake, quindi va benissimo. Ciao Nathan. Ciao Nathan. Infatti a breve mi lancerò dal balcone. Senza sparando. Rampino, ma sparando, ok, giusto così. Va benissimo. Perché ovviamente abita a pian terreno e non si fa nulla. Giusto. Stava scherzando. Quindi, ragazzi, io direi di incominciare. Ma quindi siamo sicuri che vogliamo incominciare con la tier list subito a bomba? Sì, perché sennò mi sa che facciamo le due di... secondo me... Partiamo dalla tier, ma è un pretesto, nel senso che fermeremo poi a parlare delle tre in generale. Certo. Meno che, Simo, non vuoi raccontarmi, secondo te, quanto era bello queste tre? Allora. Oh, è la gag, l'abbiamo fatta, quindi lo portiamo a casa. Tante care cose, ciao. Beh, io ti dico soltanto che oggi ho assistito a... È giovedì. Oggi che è giovedì, signor, ho sentito anche dire cose del tipo... Ma ormai non ha quasi meno senso ormai farlo sto E3, cioè che senso ha continuare a fare sto E3? Giusto, no, non presentiamo niente. Non è una domanda così stupida comunque. È articolata,
Cioè, da un certo punto di vista ci può, cioè, capisco lo scontento, da un altro, raga, va fatto, cioè, nel senso, è un modo, è marketing di mostrare comunque questi prodotti, però c'è anche da dire che effettivamente, pensandoci, ha ancora senso fare un contenitore dove tutti si buttano dentro quando ormai sembra una cosa che devi fare per forza e molti dicono, sì, ti faccio vedere questo, poi magari più avanti faccio un evento mio, faccio un po' più il figo, cose così. Cioè, adesso, vabbè, io l'ho buttata giù così, ma voi effettivamente di questa affermazione cosa ne pensate? Ma questa affermazione ne parliamo ogni anno. Esatto, cioè quanti anni sono che viene fatta sta cosa? Cioè, ma è vero, è vero, è vero. Si ripete a giro, ma non so, e non da quando hanno iniziato a fare l'evento online, ma da ben prima, cioè da quando sì, facevano sì, già il... Da quando si vociferava che ognuno si era un po' rotto le scatole e poi effettivamente negli ultimi 4-5 anni ognuno si è fatto gli eventi suoi. Per cavoli propri, certo. Quindi, cioè, poi finché PlayStation, Sony ha detto vabbè, you know what, boom, e se n'è andata, probabilmente tutti gli altri seguiranno la rota. Guarda, cioè, comunque Electronic Arts per esempio non ha fatto nulla quest'anno, mentre gli altri anni qualcosina aveva fatto, prendeva in affitto la Santissima a Hollywood, mm-hmm. E proprio così si chiama il locale. La Santissima, sì, sì, è un locale di Hollywood molto famoso, certo, che però in realtà lo fa, cioè, tra l'altro si è distaccata proprio. Cioè, qualcosa lo fa vedere a luglio. Però comunque esatto, c'era Electronic Arts, c'era Battlefield comunque. Sì, cioè, non sì, è sì, che... ma è uno, però non fai lo show, capito? Capito, però è comunque il gioco più importante che ha per il 2021. Al netto dei vari FIFA e Madden, che tanto sanno benissimo che guadagnano senza niente. Però comunque Battlefield è il gioco più importante che hanno per quest'anno. Sì, che tra l'altro... Come tutti gli anni. Che tra l'altro può essere semplicemente è stata comunque un'occasione per loro, cioè nel senso che hanno fatto vedere... Che è successo, Kevin? Comunque hanno fatto... Mi hanno chiamato durante... Ah, ok, va bene. No, semplicemente comunque... la camera smette di funzionare. Hanno fatto vedere comunque Battlefield, che sappiamo uscirà entro la fine dell'anno, quindi può essere che magari allo show che faranno il 22 di luglio faranno vedere... altro, oltre al classico FIFA e CC, ce l'hanno di roba da fare, c'è cioè un che ne so, Jedi Fallen Order in seguito, un Dragon Age da far vedere, Mass Effect, cioè la roba ce l'hanno comunque, quindi non è quello potevano far vedere, sti cavoli del Battlefield, che comunque è un riciclo degli asset del 3, di cui parlavamo con Simone quell'altra volta. È praticamente, se tu hai giocato a Battlefield 3 e Battlefield 4, 2042 è quello, ci stanno le mappe di Battlefield 3 con le evolution di Battlefield 4, solo online, bella per tutti, al di là del fatto che comunque tecnicamente è una bomba atomica, che la pre-alpha, oh mio Dio, sembrava impresa diretta, e ok, però cioè comunque ti mancava qualcosa. Cosa che non ha fatto Sony, che si è fatta lo show suo, ok, bella, prima di tutti quanti. Un Blackjack e squillo di lusso. Giocando in anticipo, quindi comunque hanno catturato molto di più l'attenzione. Che ti è rimasto qua da queste tre? Cioè, vuoi la risposta? No, però... cioè sì, cioè, più che altro la so... alle due di notte, che te ne fotte, cioè... Esatto, perché siamo qui alla fine, io e te, e quindi cioè alla fine l'highlight principale è stata la conferenza Microsoft, e poi per il resto volevo se bene, cioè tutta roba che poteva essere presentata come è stata presentata l'anno scorso, dei trailer così bom 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 sparati in epoche temporali diverse e fine. Quindi se tu mi dici c'ha tempo di nuovo, cioè è tempo di nuovo di fare le tre, non ci siamo rotti le scatole, secondo me se lo stanno chiedendo anche loro per quanto riguarda i grandi publisher, perché sono fatti due conti in tasca e hanno detto allora con l'evento digitale lo paghiamo un centesimo in meno e otteniamo lo stesso risultato, ma sai che comunque sia forse potrebbe forse non essere una strozzata, esatto. Anche perché l'unica persona che ci vanno a perdere su questi eventi qua sono i giornalisti, sono quelli del settore, la stampa specializzata. Ma lì, anche lì,
puoi dare adesso, cioè puoi dare accesso a una platea virtuale come quella di Twitch, per esempio, come altri giornalisti, ognuno da casa sua, potenzialmente infinita, a costo ridottissimo rispetto al classico press tour del tipo ti pago l'aereo, ti pago l'albergo, devi venire qua, vieni il gioco, vedi il gioco, eccetera. No, te lo mando a casa, ti colleghi in streaming, ti vedi il gioco in streaming, il risultato è lo stesso, io non spendo milioni di dollari in trasferte e oh minchia, va bene così. Poi che tra l'altro, cioè, che tra l'altro questo però è anche un tipo di mentalità, parere mio, è un tipo di mentalità che si è creato solo negli ultimi anni e che il Covid ha aggravato, perché comunque secondo me per il settore, cioè questo tipo di fiere tipo le tre, era anche una sorta di possibilità di far vedere, cioè di portare il videogioco in un contesto di vita reale, cioè di in live sostanzialmente, cosa che magari con altro si fa, con il film, con altre robe, solo che sta cosa è un po' è venuta meno, forse, non so se è una questione che o la gente si sta stufando o la gente si sta abituando al fatto che poi gli annunci che fanno non sono mai super bomba. Se tu ci pensi, hanno dato l'accesso al pubblico alle 3, 2 anni, 3, vabbè, ormai no, però dal 2018. Sì, sì. Vabbè, io parlo in generale, cioè parlo in generale gli eventi dal vivo, a parte che ok, le 3, ok, però tipo una Gamescom, la Gamescom è aperta. Ma sì, anche lì c'è il... È lo stesso concetto, secondo me, dello smart working normale, cioè, cioè non normale, insomma, che abbiamo fatto adesso. Prima c'era questo tabù incredibile in cui pensavi che se tu lavoravi da casa non facevi un cavolo, oppure se tu lavoravi da qualche altra parte poteva essere, oddio, chissà che cosa fai. Invece quando siamo stati forzati a rimanere a casa e lavorare si è scoperto che lavori il triplo di quanto dovresti lavorare in ufficio normalmente. E le aziende si sono dette, ah ok, cioè questi lavorano il doppio, io non pago le trasferte, non pago i ticket, non pago le infrastrutture o comunque ne pago molto di meno. Ma sai che, cioè, forse potrebbero esserci dei vantaggi in tutto questo. Secondo me hanno fatto lo stesso tipo di ragionamento, e comunque sia da, cioè in un'ottica di aziendale non puoi non dargli ragione, questa è la mia ipotesi. Se tu poi mi chiedi c'ha senso fare le tre perché è bello incontrarsi, è bello far vedere le cose dal vivo, ti dico sì, è una figata, ma è più che altro il concetto di spettacolo. Alla fine loro facevano quella cosa lì per fartela rimanere in testa e tu poi tornavi a casa e dicevi, mio Dio, che cosa ho visto. Forse quello manca in effetti, cioè, però lo vedrai nel lungo periodo quanto influenza le vendite, insomma, anche il semplice trailer e basta. Secondo me la prima prova che hanno fatto è stata Ratchet & Clank, per esempio, che comunque non è mai stato visto off-screen. Ah, è vero. È il primo. E quindi di conseguenza, insomma, tutto il resto è venuto. Cioè, te lo devi comprare a scatola chiusa, praticamente. Sì, praticamente sì. E tutti gli altri giochi a seguire. Cosa ne pensate voi due, ragazzi? Kevin, soprattutto. Eh sì, bravo. Kevin, soprattutto. Con Kevin. Vado io, vai te, Gesù. Vai, Kevin, vai, perché Kevin. Poi sono attacchi pipponi come Stefano Rodotà. Allora, brevemente, io credo che comunque le tre sia un evento essenziale, perché fa parte di un intreccio, di uno dei tantissimi intrecci dell'industria. Soltanto che quello che noi stiamo provando tutti noi da un paio di anni è che le tre ha perso la sua importanza, forse perché anche c'è Colonia, che è, diciamo, la fortuna di Colonia, dato che è verso più il periodo invernale, autunnale invernale. I giochi sono effettivamente più pronti e quello che riescono a mostrare è sempre qualcosa di più effettivo. L'effetto wow è sempre più maggiore rispetto a quello delle tre. Sì. Almeno queste sono le sensazioni mie di questi ultimi anni. E sì, sì. Probabilmente con l'industria che va avanti, con i milioni su milioni che si investono sempre di più ogni anno, i giochi tendono sempre di più a essere sviluppati, anche per essere al passo con i tempi della next gen. E quelli che vengono mostrati probabilmente non sono mai pronti
rispetto alle demo che devono mostrare alle 3. Forse anche questo è uno dei motivi principali per cui Sony si può essere staccata dalle 3, per il semplice fatto che fa le sue conferenze nei suoi tempi, perché forse non riusciva neanche a rispettare le tabelle di marcia degli altri eventi. Questo Non voleva secondo sentirsi me. sminuita, tu dici? Più che sminuita, proprio se io voglio far vedere un gioco, lo faccio vedere pronto. Effettivamente, se ci pensiamo, tutti gli eventi di PlayStation, non voglio fare il fanboy, perché comunque è stupido come concetto. Ma pensandoci effettivamente adesso, guardando adesso proprio sul schermo della nostra diretta Halo, una delle punte di diamante di Microsoft, loro per seguire i tempi che dovevano seguire per mostrare la roba, hanno mostrato un trailer di Halo Infinite di un gioco molto grezzo ancora. E a me non mi viene in mente, forse perché non ne ho visto io abbastanza di conferenze Sony, con trailer così tanto grezzi. Comunque quello che abbiamo sempre visto sono sempre stati trailer o comunque prodotti efficienti alle conferenze. Sì, cioè mostrabili, quantomeno. Mostrabili, più che altro mostrabili. Non un Pokémon Arceus, insomma. Esatto, anche questo è un altro Per esempio. fare E un mezzo di probabilmente paragone. è C'erano diversi questo. esempi anche in conferenza, alla fine, se ci pensi. Sì, C'era a voglia. Ah, diversa roba grezza. Cioè Square Enix comunque ha presentato dei titoli che dal beh, punto di sì. vista... Ok, ci siamo capiti. Vai avanti, Guardiani, Nico, tipo i poi... Guardiani, che non E era proprio... concludendo, comunque io credo che E3 è un evento importante. Solamente che i vari publisher forse o hanno troppa roba o poca roba da mostrare. E quindi si crea questo sempre enorme squilibrio verso anche una Microsoft che ha 40.000 studi. E ci credo che fa più annunci rispetto agli altri. È quasi tre quarti del settore sotto di lei. A parte ovviamente l'esagerazione. Ma comunque il concetto è quello, secondo me. Dove c'è un publisher grosso che ha più sottostudi o studi allegati, ci sono altri publisher che, insomma, mi viene a pensare Capcom, che è stato quello con un evento dei più deludenti circa. Sì, Deludenti, sì. Bandai. Beh, Bandai ha proprio mostrato un gioco solo, quindi vabbè. Sì. Ma sai, non era manco un evento, Non diciamo. era Non neanche era un. neanche un Era evento, un. esatto. Non so neanche perché si sono impegnati così tanto con i tizi in Sì. studio, tutta la scenografia. Oh, ragazzi, facciamo vedere questo del Bandai Showcase. Un trailer. Avesse Fine. poi mostrato un titolo di quelli, diciamo, dai suoi studi principali. Ha mostrato il titolo di Super. Come cavolo si chiama? Super Massive Games alla Sì, fine. sì, Mi sì. aspettavo un Tales of, visto che comunque deve uscire la Rise fra poco. Vabbè, vai avanti, scusa, Kevin, se ti ho No, no, interrotto. tranquillo, tranquillo. Semplicemente a me viene a pensare Capcom, che lei è effettivamente un publisher solo con il suo studio. E quello che ha mostrato comunque sono state robe molto inerenti ai loro giochi che secondo me ci stavano. Era interessante da vedere. Nella sua limitatezza non è che abbia fatto grandi annunci, ma comunque ha offerto un contenuto per gli appassionati del publisher e della software house. E secondo me quella è anche stata una bella cosa. Quindi non mi verrebbe neanche da dire che è brutto, ma noi la percepiamo perché anche siamo un po' lontani dalla cultura americana, dove loro le conferenze sono semplicemente degli speech. Beh, sì, esatto. E noi lo troviamo relativamente noioso, che è anche parte vero, o perché vuoi che non lo capiamo completamente, o perché non sono cose che sono le nostre corde. Ma semplicemente, secondo me, il tenore degli annunci importanti è talmente basso che ci sta togliendo l'interesse verso questo evento, almeno noi in Europa. Finito. Al netto del fatto che, peraltro, in Europa abbiamo anche Colonia che fa da contrappeso da questo punto di Sì, vista. sì, sì, Eh sì, sì. sì. È vero, è vero. Eh sì. O Cicciuzza. sarebbe bello che un E3 diventasse come un TEDx, insieme a qualche annuncio importante, Ah, così quindi da tu rendere. speech veri e propri e poi fai vedere qualche giochino, tu dici. Che poi, alla Cacchio, fine, lì una avrebbe volta era senso così. andare là, da Una loro. volta era così, eh. Cioè, nel senso, le Sì. primissime. Se ti vai a vedere i filmati tipo delle 3 degli anni 90, alla fine erano delle presentazioni PowerPoint in cui ti dicevano come andava il mercato. Tipo, io ho visto su YouTube oggi, le 3 1995. Ok?
c'è un tizio che si è messo e all'epoca aveva filmato un po' di cose alle 3.95 e aveva fatto sto video in cui aveva raggruppato tutto quello che aveva visto, e c'erano proprio le presentazioni PowerPoint dei publisher che dicevano: guardate, però, questa Simo, è la sfida fra Nintendo e Sega, guardate come sta andando, cioè, proprio... però Simo, ricordati, è diverso, una cosa, nel 90... è diverso. Nel 95 comunque, tra l'altro, non c'era internet. Esatto. Non c'era, o meglio, c'era, ma non come lo conosciamo oggi. Esatto, a sta portata, esatto. È evidente che se tu eri a quell'evento che era una fiera di settore per il settore, o eri della stampa o eri un businessman che era lì per fare business. Quindi è chiaro che anche il modo in cui impostavi le conferenze era completamente diverso, perché chiaramente non c'era interesse farle se non per la gente che era lì, ma era lì per un motivo specifico. Tra l'altro, in chat, vuoi o non vuoi, la mancanza di Sony va a togliere un po' di interesse per l'evento. Magari sbaglio, eh. No, cioè, ma va, è giusto, è giustissimo. Giustissimo. Ma secondo me tutti, chiunque se ne andrebbe, anche EA alla fine, io ho sentito un po' la mancanza di EA. Ma sì, beh, io ho sentito per altri motivi. Ma vedevo vedere Madden, due, io non... Scusate. No! No, però secondo me il concetto di portare, fare una roba del genere, gli speech insieme anche a degli annunci più o meno grossi, non limitando a una carrellata, ma comunque puntando tanto sul focus della produzione, avrebbe più senso noi giornalisti spostarci, andare lì in diretta, presa diretta, intervistare le persone. Quello è giornalismo. Eh sì. Secondo me. E che non si fa più. Fare la reazione del, e come fai del, a del trailer. Ovviamente. Come fai? Se è tutto bellissimo. Esatto. Come fai a fare giornalismo se è tutto meraviglioso? No, tutto no, no, Rena, non hai capito. Ci vuole passione. Ci vuole passione. Ci vuole passione, e okay, poi soprattutto sono forme d'arte. Oh, giusto. Sono tutte. No, ma al di là di questo, io sono d'accordo con Kevin, però l'idea che volevo, che secondo me va un attimo più analizzata, è: questi eventi alla fine per chi sono? Cioè, sono per la stampa o sono per, o sono per il pubblico? Per il pubblico. In digitale sicuramente no. Esatto. E anche lì, l'importanza di un evento per la stampa, cioè, c'è ancora? Cioè, questo è quello che volevo. Bravo. Bisognerebbe andare. Tocca a me. Il punto è questo. Il punto è questo. Allora, per il 2022... L'ESA si chiama, giusto, l'ente che gestisce le tre, corretto? Non fa razzi, anche razzi. Pare sia ESA, scusate, mi viene in mente EMA, ma EMA è quello del farmaco. Quindi, prova a cercare intanto, vai. Va bene, comunque, è stato confermata la prossima edizione in presenza, giusto? Mi pare oggi, tra l'altro, sia notizia di oggi. Sì, the first global internet. Al netto di varianti Delta, ma facciamo finta che non siano che non esistano. Quindi è stata confermata appunto l'edizione in presenza, e l'edizione in presenza alla fine è quella che fa cambiare il modo in cui noi stampa percepiamo le tre, perché per il pubblico probabilmente questa edizione non è stata molto differente da quella degli anni passati, non dico il 2020 perché è stato quello che è stato, ma dal 2019 indietro, a netto chiaramente del tipo dell'entusiasmo che c'è stato per le varie conferenze, perché poi approfondiremo, perché non è stato sicuramente tutto rose e fiori. Però per la stampa chiaramente la presenza fa tanto, sia perché hai gli speech con gli sviluppatori, sia perché hai la possibilità di fare gli hands-on, di provare con mano i vari giochi, sia anche perché una certa fetta di titoli che magari sono minori dal punto di vista del marketing, del publishing, non vengono mostrati in conferenza, però sono comunque presenti in fiera. Quindi in fiera hai una serie di titoli, una serie di cose che non hanno trovato spazio nelle conferenze, che trovano spazio in quell'occasione. Mi viene in mente, l'anno scorso c'è stato l'evento di THQ Nordic. Ah, che sì, mi pare non avesse presentato. No, l'anno scorso, 2019. 2019, sì.
mi pare non avesse presentato nulla in conferenza e lì avevamo Desperados 3, Darksiders Genesis, Sì, il fanno tutto. remake È di vero, fanno Destroy tutto. All Humans, che sono comunque dei titoli che hanno avuto un certo successo per il tipo di prodotto che sono. Comunque non sono la grande produzione AAA, ma hanno avuto comunque una certa risonanza, soprattutto Destroy All Humans, che su PlayStation 2 era molto amato da una certa fetta di fan e ha avuto una nuova vita con questa remake. Che poi è un po' la cosa Quindi, che fa anche Nintendo stessa con il con i suoi titoli, Treehouse. perché, con i Treehouse, perché prende, fa la Ok, esatto. conferenza, poi la gente si lamenta dalla conferenza e non si ricorda che dopo c'è un Nintendo C'è una Treehouse che conferenza dove mostrano al dura pubblico giorni il e gioco. giorni. Esatto, dura un Sì, paio di sì, sì, sì. giorni, infatti è quello che stiamo facendo vedere adesso, Sì. cioè è stato mostrato esattamente poco dopo la conferenza, tipo un filmato di un'ora o No, forse era 3 ore, quasi se non ricordo male. 3 ore di di Treehouse. Metroid. Di me Sì. solo Metroid era un'ora, quindi hanno fatto Solo vedere Metroid proprio il era un'ora. gameplay, tutto quanto, Forse ed era perché non era interessante. possibile restreamarlo, forse era per quello Perché non è possibile che streamarlo e poi fanno anche queste cose, perché, e che tra l'altro fanno da quando hanno incominciato a fare i direct, questa cosa qua, non si è. Sì. per far capire alle persone effettivamente il prodotto, perché non Chiaro. potendolo testare, avere la demo, oppure avere il vantaggio di come abbiamo fatto fino adesso noi, andare magari alla fiera e provarlo con mano. Quello è la stessa identica demo che potresti provare all'evento fisico e te la fanno vedere in filmato. Cosa che non tutti i publisher però fanno. Forse O perché hanno faranno, fanno capito che vedere non aveva molto senso fare in una dopo. conferenza 20 minuti e 25 minuti di Smash Bros. Bravo, Cicciuzzo. Che però, Bravo. nonostante ciò, hanno fatto comunque. Vabbè, comunque, quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso. Comunque, per tornare al focus, nel senso, ha ancora senso le tre? Per il mio punto di vista, sì, nel senso che comunque, ripeto, in presenza è un'altra cosa. Capisco il punto di vista di Sony di dire non voglio che le notizie che io do si disperdano nel marasma di notizie delle tre, ma fino a un certo punto, perché comunque non è che stiamo parlando del primo fesso che passa, stiamo parlando comunque di Sony Sì, che ha vero. fatto il suo evento su Horizon Forbidden West, però se anche l'avesse fatto vedere in conferenza, se anche avesse fatto una conferenza all'interno delle tre, voi dite davvero che non si sarebbe parlato comunque di Forbidden West nei giorni vicini alle tre? Io penso di no. Probabilmente quello che Sony ha fatto è stato: non siamo pronti per fare una conferenza di un'ora e mezza, vuoi perché magari non abbiamo così tanta roba da mostrare come Microsoft, vuoi anche perché abbiamo una politica differente Sì, da Microsoft. che è un po' Comunque, il a pensiero parte del non partecipare. Forza Horizon 5 e Halo Infinite, non è che abbia fatto vedere così tanto gameplay. Si è focalizzata molto sui Sì, teaser, teaser fa comunque. presentare che hanno dei titoli, cioè far capire che hanno dei giochi in Esatto. ballo. Che hanno dei titoli. Mentre Sony, se vedete, nell'ultimo periodo sta facendo vedere comunque i suoi State of Play negli ultimi anni, con annesso gameplay. Sì, Quindi fa lo vero. State of Play su Ratchet & Clank, fa vedere un po' di gameplay di Ratchet & Clank. Fa lo State of Play su E Horizon, fa vedere fa gameplay. Chubby Aloy. Fa lo State of Play su Ghost of Tsushima, 20 minuti di Ghost of Tsushima. Quindi comunque c'è una certa scelta all'interno del marketing di Sony, che è stato quello di ridimensionare, probabilmente scottati dalle ultime esclusive di PlayStation 4, cioè le ultime in ordine di rilascio, che erano state annunciate parecchio tempo prima. Penso a The Last of Us, penso a Spider-Man. Sì. Sono state annunciate parecchio tempo prima rispetto al rilascio, e questo ha causato anche un po' di dissapore da parte dell'utenza, che non è stata felice di vedere negli anni successivi sempre i trailer di questi giochi che Sony aveva che Sony stava promuovendo in quel periodo, ma anche negli anni precedenti aveva promosso. Quindi forse la scelta di Sony è quella di cercare di focalizzarsi su il breve periodo
E poi chiaramente non mancano gli eventi, quelli risonanti, tipo quando c'è stata la presentazione della PlayStation 5, sono stati Sì, è mostrati vero. moltissimi teaser, È però vero. quella era un'occasione un po' particolare in cui Esatto. chiaramente dovevi far vedere la next gen e non potevi accompagnarlo con quattro titoli in Che croce. poi Quindi questo tuo ragionamento si afficina anche al fatto del perché magari Sony non vuole partecipare, che è un po' una cosa che stavamo dicendo qualche giorno fa, che era il fatto di non volersi mettere, non dico al pari, però di non voler levare visibilità ai titoli che magari vu vuole mostrare, perché ovviamente alle 3 c'è di tutto, quindi ma non è focalizzato solo sul loro brand, c'è di tutto, io quindi. credo che, oltre al discorso di quello che dicevamo l'altra volta, io credo che ci sia anche un discorso di Sony, in questo momento sta cercando, sta dimostrando una certa coerenza, per quanto mi riguarda. Poi magari mi sbaglio, però comunque loro ti dicono: ok, facciamo una live solo su Horizon Forbidden West, che dura 20 minuti, mostriamo 20 minuti solo di Horizon Forbidden West. Tu non puoi dire di essere deluso da una live che si presenta in questa maniera, Eh no. perché quello è stato annunciato, quello hanno fatto vedere. Vabbè, giusto. Punto. Magari Microsoft, qualcuno si aspettava qualcosa di diverso. Io personalmente mi aspettavo qualcosa di diverso, ma poi ci arriviamo. Però, ripeto, qualcuno, Microsoft, ma anche Nintendo, in particolare Certo. Nintendo. Sì. Magari qualcuno appunto sperava di vedere qualcosa di diverso che poi non c'è stato, quindi si era creato delle aspettative. Chiaramente queste aspettative vanno a influire sul modo in cui soggettivamente ognuno percepisce la live e quindi Ma chiaramente perché la da gente si quella fa cosa lì condizionare? La gente si fa condizionare dai rumor. si Cioè, creano esatto, si viene oppure ci spera, condizionare. cioè, proprio fino all'ultimo dici: sì, dai, ci sono così tanti Se rumor, io per ti faccio forza. l'esatto. Se io ti faccio vedere 20 minuti di Forbidden West o 20 minuti di Ratchet & Clank e ti avevo detto che Esatto. la live sarebbe stata focalizzata su Non quello, vedo perché lamentarsi. Esatto. non puoi lamentare. Poi la gente Giusto. si lamenta comunque, c'è chi Vabbè. si lamenta A a prescindere. Eh beh, prescindere, certo. esatto. Comunque, Manlio Ma io diceva: dice, mai. Microsoft oggi ha fatto una cosa simile, ma non ho capito a cosa si Era riferisce inerente per al favore. fatto di far vedere i contenuti estesi successivamente alla conferenza, che era quello che dicevamo all'inizio, che ha fatto la remaster della Andrea ha voce. fatto, è vero, l'evento di Halo, giusto, dopo. No, non solo quello, proprio l'evento che hanno trasmesso oggi. Era lo Showcase Extended. Ok. Quindi hanno preso alcuni giochi di cui E volevano far l'hanno vedere fatto un vedere. gameplay più approfondito e l'hanno fatto vedere. Certo, Quindi, certo. tra cui anche Scarlet Nexus, E va che comunque non benissimo, chiaramente, c'era alla perché, tre. in conferenza chiaramente hai dei tempi serrati, soprattutto Microsoft che ha fatto vedere un gioco dietro l'altro, dal punto di vista Certo. dei tempi erano veramente serratissimi, 2 minuti, 3 minuti di gioco. La cosa più lungeva è stata probabilmente quella di Halo, che hanno fatto vedere sia il multiplayer che il single player, quindi gli hanno dato un po' più di spazio, però ragazzi stiamo parlando comunque di Halo, che è uno dei capisaldi dei Sì, brand di che Microsoft da quel punto comunque lì di vista. c'era tutto il discorso. L'hanno fatto vedere poco durante la conferenza, l'hanno messo in Beh, c'è mezzo stato poi come se fosse un. l'evento dedicato al multiplayer, Sì, ma. che c'è stato dopo, successivamente, Però, certo. vabbè, le critiche secondo me più giustificate a Halo riguardano appunto la parte single player, che Sì, è stato proprio il messa lì. focus. È stato il focus di quella presentazione tanto criticata l'anno scorso. Sì, e qua è E stato poi, uguale. comunque, quest'anno l'hanno praticamente ignorato. Sì. Cioè, la cosa paradossale è stata quella. È vero, è Perché vero. hanno fatto vedere un teaser dove si vede Master Chief che vaga in mezzo ai relitti e ai corpi, hanno fatto Ma fin vedere lì. la Cortana 2.0, come si chiama, l'assistente nuova, e basta. Siri, Correggetemi Siri. se sbaglio. Siri si chiama Siri. Siri. Comunque, così a bruciapelo. A bruciapelissimo. Kevin, la cosa Dimmi. peggiore che hai visto? Allora, dirti un peggiore non lo so, sai? Perché Così, quello che ti viene in comunque mente, la cosa quello peggiore. che mi ha scottato di più è sicuramente Halo. Io che non sono fan di Halo. Ok, ti ha scottato, cioè nel senso che ti aspettavi di più. Sì, mi aspettavo qualcosa di più per un punto di diamante di Di Microsoft. Microsoft. Rena? Non sto dicendo che sia brutto, assolutamente. Ma più brutta che in che senso? La cosa che Cioè, ti ha deluso. deluso, che non ti è piaciuta, proprio la cosa negativa. In Delle tre in generale, non solo generale, gioco. eh? E Ah, tre in ok. generale, non solo gioco. Tre in generale. Mi manca qualche annuncio bomba.
Non ho visto niente che mi ha fatto dire wow, che figata, abbiati! No. Su questo un po' concordo. Perché anche quello che è stato mostrato di bomba era cosa che più o meno già... o era stato già fatto vedere o si sapeva. Cioè... no. Ecco. Esatto. Tu, Cicciuzzo? Il Game & Watch di Zelda. E non sto scherzando. Ah no, cioè quella è una roba che ho proprio rimosso dal mio cervello. Cioè, ragazzi, io quando io... aspetta. Ah, mentre va a cercare, io ti dico la mia. Qual è la tua? Sì. La conferenza Coach Media. Ah, vabbè. La cosa più noiosa e malfatta che abbia mai visto. Perché poi mi sono andato anche a recuperare la replica, perché magari quando l'avevamo trasmessa l'avevamo vista un po' così, no? Quindi ero un po' curioso di capire cosa... proprio... noia. Cioè, quest'anno hanno battuto il PC Gaming Show, eh? E che ce ne vuole, eh? Che ce ne vuole. Cazzo. Quindi per me è quella lì. Anche perché io una cosa mi aspettavo dalla conferenza Coach Media, dal momento che in Coach Media c'è anche la questione Sega, perché c'è, loro distribuiscono anche Sega, giusto qualche giorno prima dell'inizio delle tre ufficiale era uscito un teaser di Sonic, del nuovo Sonic, e alla fine vero. Niente. Mi fai uscire però... il teaser prima delle tre e poi... però Sega non aveva neanche spazio, Sega non aveva neanche spazio, ma io mi aspettavo che quantomeno qualcosa uscisse. Niente. Zero totale. Coach Media l'ha fatto vedere, magari lo farà venire Nintendo, sai. Però ricordati sempre che Sega, se Coach Media è un publisher europeo, Sega in America e in Giappone soprattutto pubblica direttamente lei. Cosa mi fai il teaser prima delle tre e poi le tre non mi fai vedere nulla allora? Perché si vede che avevano in sviluppo qualcosa, ma non avevano... allora non lo fare vedere sto teaser! Però era l'anniversario, sai? Sì, poi è uscito. Però comunque la remastered di Sonic Colors che era uscito... ragazzi, solo poteva andare peggio, poteva essere il 35esimo anniversario di Zelda. Ah beh, sì, che non hanno proprio minimo. Perché, allora, io ieri ho visto un video, apro un attimo la parentesi, poi... sì? Non c'è molto da dire. Ho visto un video su YouTube che mi ha fatto riflettere sulla cosa. La disparità con la quale Nintendo tratta i suoi brand, indubbiamente, certo. Ma in particolare la disparità con cui Nintendo ha trattato il 35esimo anniversario di Mario e quello di Zelda. Nel senso che comunque, se vi ricordate, per l'anniversario di Mario c'è stata quella live a settembre, mi pare, se non ricordo male, in cui, sì. Fra una cosa e l'altra, nonostante il periodo di merda che stavamo passando dal punto di vista del Covid e tutto quanto, Nintendo è riuscito a tirare fuori una serie di prodotti più o meno interessanti, per carità, però comunque tutti a tema originali, prodotti originali che comunque andavano a celebrare quel 35esimo anniversario. Quindi che fosse il Game & Watch di Mario, che poi parliamone, che fosse la bellissima collection di giochi di emulatori, che fosse il... Kevin, stai fermo. Aspetta, ce l'ho anch'io, se non lo fa lui lo faccio io. No, perché Kevin, lui ce l'ha sempre a portata di mano, perché è uno stronzo. Bravo Kevin, Kevin, si fa così. Che fosse il come cavolo si chiama, Mario, quello Mario 99, com'è che si chiama? Mario 35. Che non c'è più, tra l'altro. Non c'è più, perché sì, esatto, era il tempo limitato, però comunque è stato un titolo che ha celebrato, oppure Mario Kart, quello in Real Life. Sì, le macchinine. Che bello quello. Quello non l'ho comprato. Tutti i titoli che andavano a comporre questo anniversario. Tu pensi, che cosa esce nel... non che cosa esce di Zelda in generale, perché sennò ci sarebbe anche Skyward Sword. Breath of the Wild 2. Che cosa esce di Zelda per il 35esimo anniversario? Lo stesso Game & Watch che era uscito per Mario, però con altre ROM, quindi fantasia zero, e Skyward Sword. Sai che bello? Sai che bello se sarebbe uscita una riedizione? Sarebbe un... Ora, l'avrei comprata,
come per Super Mario 3D All Star, l'avrei comprata, anche se sono giochi L'Ocarina of che... Time, Majora's Mask. Bravo, anche se Sai sono che giochi che abbiamo bello? già rivisto 1000 volte Sì, in perché tanto 45.000 quei salse giochi li diverse. hanno ridistribuiti tipo aiosa, cioè. Se mi facevi la collector dei 2 capitoli di Zelda che erano stati rimasterizzati per Wii U, quindi Twilight Princess, rimasterizzati, proprio remakeati per Wii U, quindi Twilight Princess e Wind Waker, e magari ci infilavi dentro anche i due per Nintendo 64 emulati, Oh, che già mi bello. davi una sensazione diversa di erano sempre gli stessi giochi da 20 anni, va bene. Però Beh, non è comunque che sarebbe cambiato molto da 3 Mario 3D All Star, sì, perché per tanto la carità, qualità sarebbe stata quella. ROM buttata in una schedina e via, ciao e per andare. carità, il senso è che Cioè, comunque mi da ridere. l'avresti fatto sentire meno la disparità con cui hai trattato il Mario, brand di ah beh, che dici? Mario L'hanno fatto col con brand di Mario, Zelda. Perché rifammelo alla con fine Zelda. Ma tu fai i quindi il numeri di succo Mario. del discorso è non offendere Cicciuzzo, Bravo, bravo. parlando male di Cioè, non Zelda. fate fare qualcosa, cioè, non deludetelo perché sennò altrimenti È un perdiamo disastro. Servirà No, una remastered di abbiamo voi parlato stessi. 5 minuti della remastered di no, Zelda che non hai ok, visto. però il Quindi qual discorso è è la cosa che ti ha distrutto dentro? la remaster di Zelda. No, non è vero. Il discorso, e la chiudo veramente, è Ah. semplicemente non mi è piaciuta questa disparità con cui Ha Nintendo ha trattato trattato un brand Nintendo. importantissimo in mezzo, perché non è che stiamo parlando di F-Zero o Mother, Oh, che... cos'hai contro F-Zero? No, non è, non dico, non ho niente contro, no, non me ne frega niente di F-Zero, esattamente non me ne frega niente di Forza e GT, che così almeno dico una cosa per non essere né Boxaro né Nintendaro né Sonaro. Bravo, Non me ne frega bravissimo. niente dei giochi di corsa. Va Ok. bene. Però il discorso è proprio, è un brand che hanno ammazzato secoli fa. Sì. Zelda comunque è un brand forte, un brand che Comunque continua a mi piace vivere. che hai paragonato F-Zero a Forza Motorsport, che è Beh, anche ho detto, Horizons che ho parlato di 3 esclusive di siamo. giochi di corse, perché poi siano Siamo. radicalmente diversi è un altro Vabbè, discorso. allora gioco di corsa è Mario Kart. L'importante è che ti stai Hai ragione, muovendo. Mario Kart. Mario Kart non è un gioco che viene, non è un gioco che viene così. No, ma figurati, mo ne faranno uscire un altro, Esatto. figurati. Però non è uscito Mario Kart 9, che si rumoreggiava, tra l'altro. Perché dall'altro la Switch Pro? Che può Vabbè. fare anche a meno di Mario Sì. Kart 9, No, io non ne sinceramente. faccio mai a meno. Li compro a prescindere anche se fanno schifo. Ma Comunque, perché Nintendo ha qua... trattato Zelda come se fosse l'ultimo dei brand. Vero, ma lo ha Vero? fatto per tanti anni anche con Metroid e lo sta ancora facendo con F-Zero e Star Fox e tanti altri. Vabbè, comunque, andando avanti, io direi che... Saluto da Nintendo comunque. Ciao Nintendo, se ti piace questo. Io direi che a sto punto io la butto lì, Aprila. una... Aprila. Terlistino? Terlistino, figo. Terlistino, sì, eh. Focus, Sì, dai. Focus. Dai. Terlistino? Sì. Terlistino? Eccolo Comunque qua. vorrei ricordare che le prime frasi di questa cosa è facciamola, quando ci stiamo organizzando, facciamola subito da tier list, se no ci perdiamo. Passato Sono le un'ora. 22 e 20. Infatti, è Va passato un'ora. giusto, è Mi giusto. È giusto sei così, è giusto così. No, vabbè, un un bravo. minimo comunque Vorrei dovevamo che fare i apprezzasse professionali. comunque la tier Sì, list, sì, che ci ho messo sì, sì. tanto impegno a Sì, prepararla. allora, ricordiamo al pubblico come funziona la tier list di oggi. Ovviamente non ci sarà dal grado S al grado F, ma è stato tutto rivisitato e vi spiegherò come funziona. Allora, il grado S, quindi in questo caso il grado massimo, è Game Pass. Lo sappiamo tutti il motivo perché è vitale. Il grado A sembrava quasi la Gamescom, in modo da far capire che comunque era qualcosa di interessante. Il grado B è... Ah, alla fine era vero, cosa che ovviamente non ti aspettavi, e così è stata. Il grado C è meno noioso del PC Gaming Show, quindi una via di mezzo, cioè né male né bene. Poi D è mi fido dei rumors, quindi vuol dire che ti sei fidato molto male. E la F è F di Far Cry 6, che noi abbiamo particolarmente apprezzato. E se volete capire il motivo, guardatevi le repliche della conferenza Diciamo Ubisoft. Dove il caro anche che Kevin cosa ne rappresenta. ha Esatto. dette tante. Diciamo anche che cosa rappresenta questa tier list. Cioè, non è una, cioè la tier list del modo in cui noi abbiamo percepito gli annunci che sono stati fatti. Esatto, Quindi non parliamo dei un giochi in misto sé. fra aspettative e
emozioni provate nel vedere i Esatto, vari cioè, trailer. non è la qualità del titolo in Non sé, stiamo anche perché valutando non la possiamo qualità dei singoli valutarla. giochi, Esatto, non è la qualità esatto. dei singoli giochi, ma come sono stati presentati, come sono stati buttati fuori e le emozioni che ci hanno fatto provare, perché le emozioni e i sentimenti sono importanti. Come la vogliamo approcciare? Allora, Questa è la domanda come forte. la vogliamo approcciare? Io direi Beh, hai che. scelti tutti tu i titoli, Cicciuzzo, No, ho messo i quindi titoli più importanti di tutte le io mi fido conferenze. di te, assolutamente. Beh, allora, Vabbè, allora io già comincerei a mettere Far Cry nel suo assolutamente. posto. Assolutamente, sono d'accordo. Sì, anche Partiamo per... Ma dalle cose Cicciuzzo, facili. perché hai messo il coso, il coso di sulla quel manovella? coso con la Perché manovella ne del voglio cazzo? parlare, perché quello l'ho Ne messo deve apposta per parlare. Questa parlarne. live è Cioè, lo spazio che lui non ha nella ma vita, scusa cioè, un attimo, pensi? cioè, no, no, scusa, qua mancano Questa dei giochi, live. eh? Mancano dei giochi. Mancano un sacco, però ho messo. Ma infatti io non è che sarei molto d'accordo con Ma questa è. Io sono andato a leggere i recap che abbiamo fatto e ho preso i giochi che erano presenti nei recap. Vabbè, 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 vabbè. Ma i guardiani Oh, c'è? Ah, dall'ultimo sì, c'è. controllo che avevo fatto dovresti avere un telefono per chiedere Ragazzi, posso Allora. farvi vedere una cosa? In Vai. tutta sincerità. Sì. In tutta sincerità e sorpresa. Sì. Io qua ho Ho un paura. numero diciamo, del collettivo della Future, quella che fa Edge e tutto. E Ah, quando ero a sì. Londra, avevo preso una cosa, una rivista, che era in bando insieme anche al Retro Gamer. Sì? E in quel Aspetta, sì, dicembre metti la telecamera grande così faccio 2019, capire. Sì, vai. in quel dicembre 2019, c'era questa in copertina. No, forse non sto guardando, aspetta, sto guardando live. Fermo un E attimo, c'è fermo un un'intervista esclusiva che attimo. Ma va. parla Play approfonditamente di date, questo. eccolo lì. Ma non ci posso Cioè, io credere. non ci posso credere. Non ci posso E credere. questa roba, ragazzi, non sto scherzando. Cioè, sei riuscito a trovare un Dovevamo contesto a una incontrarci. caccata di Cicciuzzo? Cioè, è Sì. E incredibile. questa roba io dovevo regalarvela. Ti dico perché l'ho inserito. Io ti dico perché l'ho inserito. Non Per un lo voglio motivo sapere, adesso. fa schifo. Comunque, Non è vero! no, no, nel senso, grandissimi chi l'ha Io sono sviluppato. d'accordo con Simone. Comunque, in ogni caso. Ma poi Torniamo alla alla fine. nostra serie di... Sì, dimmi. No, che trovo anch'io che sia una cagata sta roba, però va bene. Bravo, bravissimo, cazzi e mazzi. Comunque, allora. Mi hai rubato la quattro per dopo perché mi sei fatto un Beh, adesso facciamo parlare a te di Elden Ring, se vuoi, se Allora, vogliamo facciamo così. Oh, sì. Vogliamo. Se Renato è d'accordo, vogliamo Vai. fare come l'altra volta, Renny? Che facciamo uno a testa e li mettiamo Vai, vai, dentro. facciamo così, vai. Allora, inizia tu. Inizia tu. Beh, vado a caso? Tra questi, C'è mi uno di dici cui vuoi uno di parlare? cui vuoi Dimmi. parlare e dimmi dove lo devo mettere. Allora, Credo io siano ti abbastanza dico. chiari tutti quanti. Se. Qualcuno sì, qualcuno no. Nel caso chiedi che ti faccio, che ti dico cos'è. Esatto. Allora, c'è cioè tipo quello giallo lì, che cavolo È è? Quello sotto. Extraction. Extraction. Rainbow Six Extraction. Ah, Extraction. ok. Senti, allora io prendo Tiny Tina Wonderlands. Allora, Sì. aspetta che devo cercarlo. Prima fila al Allora, prima penultimo, fila, fianco al The l'ultimo. Ah, Ring, eccolo qua, eccolo qua. penultimo. Sì. Sinistra di Dove lo Elden Ring. mettiamo? Allora io lo metto su, sembrava quasi la Gamescom. Oh! Non lo metto a Perché Game non è Pass a culo. perché non l'ho ancora visto. Ah, ok. Però per me, allora se tu fai, allora il Allora, DLC di sì. Tiny Tina di Borderlands 2, a mio personalissimo parere e che vi consiglio a tutti qua, solo che vabbè Borderlands 2 è un po' invecchiato male. Beh, c'è la Sì. Remastered comunque. Esatto, c'è la Remastered. C'è la collector che ha l'1 e Sistema 2 di gioco. Quindi si può sì, per il giocare. prequel. Quindi si può giocare. Ecco, Sì. come è probabilmente il miglior DLC mai fatto dai tempi, escludendo War of the Chosen di XCOM 2. Ma È proprio in bellissimo. generale Cioè, proprio DLC. nella storia, sì, è Del nel DLC. Nella storia dei DLC. DLC tu reputi che DLC. questo sia migliore, Non que sì, non ok. Sì, questo qua, quello di quello Borderlands vecchio. 2. Sì. Quindi, se tu mi fai un gioco stand alone con quell'impostazione dove Tiny Tina va al Dungeon Master ambientato in Borderlands, allora guarda, cioè tu a prescindere hai la mia attenzione e il mio favore, fine, cioè proprio perché era proprio troppo, cioè era talmente fuori di testa,
era veramente fuori di testa, cioè mischiava tutti i cliché fantasy, power fantasy, D&D, Signore degli Anelli, altre saghe, Game of Thrones, tutto Harry Potter preso, buttato lì in mezzo con Borderlands di sottofondo, quindi era meraviglioso. Quindi se tu fai una roba del genere stand alone, hai tutta la mia stima e attenzione. Ottimo, Adesso. perfetto. Perfetto. Allora, facciamo che comunque Far Cry 6 lo metto al suo posto per A ora. Far Cry Bravo, 6, mettilo subito al Ok. posto. Così... Vabbè, Comunque. però Far Cry 6 perché cioè, alla fine non è niente Perché è un meme, di Arena, deve stare lì meme. perché è un meme, non c'è Ah, altro. ok. Perché non ci ha, diciamo, durante la conferenza non ci ha fatto né caldo né freddo, quindi No, più che rimane. altro sai cosa? Ma Far Cry nessuno, più 1, freddo che veramente. altro. Più freddo Far che Cry freddo. 6 ha due problemi. Il primo è che è stato mostrato troppe volte, perché ha fatto il pre-show. Che palle, Il veramente. pre-show solo su Far Cry, dentro l'Ubisoft World e dentro la conferenza Microsoft, quindi l'abbiamo visto 3 volte nel giro di Mille pochi volte, giorni. esatto. E la seconda cosa è che comunque tu hai un brand per Ubisoft importante come Far Cry, che comunque ha un nutrito seguito di persone che hanno apprezzato i vari capitoli della saga. E lo guardi e dici: porca puttana, siamo nel 2021, come fai tu Come Ubisoft ti a presentare permetti? un gioco Come ti tecnicamente così permetti? arretrato. Cosa? Come ti permetti, Ubisoft, Come a ti permetti? Come ti permetti? mostrare No, vabbè, è un gioco che comunque tecnicamente dimostrava. No, non è che mostrava un fianco, mostrava veramente tutto il petto da quel punto di vista. Farlo vedere 3 volte ha solo aumentato l'astio che avevamo provato in fase di conferenza, continuare a vedere. Mi ricordo durante la conferenza Microsoft sono esploso quando hanno iniziato a far vedere il trailer. Ancora basta, non E se ne vogliamo può più. parlare del DLC? Vogliamo Ah, parlare del fatto che per vendere un gioco il del principale season devono. dici? Che Sì, presentano il quello dei season? cattivi. Quello con gli usi Quindi sì. cattivi, sì, è vero. Sì. Che usi cattivi Quella è la videogiochi. roba. Ma Non la mia dico. la sai su quello, non lo vedo come un Sì. male assoluto, però Però diciamo è un che. problema però che un DLC totalmente scollegato dal gioco principale abbia più hype e interesse rispetto al gioco Quello è un stesso. problema, È un quello è problema, sicuramente però un può problema. essere un semplice richiamo come hanno fatto con Odd. Blood Dragon, che non c'entra un cazzo con E Far la Cry Blood Dragon 3. l'ha venduto standalone comunque, E ricordatelo. probabilmente lo faranno Avevano anche fatto con una roba questo. simile anche con COD, vi ricordo, quando davano, non mi ricordo quale Zombie, capitolo, con zombie. Zombie, zombie. non solo zombie, Le ma anche mappe quello. zombie, c'è una campagna zombie a co-op 4 giocatori, se non ricordo Sì, male. con Black Era Ops stata l'hanno sempre presentata fatto. prima insieme al gioco per far vendere il gioco. Ah no, scusa, sai cos'era? Era la campagna di Modern Warfare, Quello che intendevo che per era vendere quello. era per vendere, come cazzo si chiama? Infinity Warfare, che non se Oh, lo Infinity inculava Warfare, sì. nessuno. Hanno presentato il gioco insieme a Modern Warfare. Ah. E all'epoca potevi avere Modern Warfare solo comprando il gioco, non c'era ancora standalone. Figurati. Comunque, a L'hanno messo parte dopo questo, standalone. turno di Kevin. Kevin, cosa metto e dove? Allora, quello di cui voglio parlare io lo lascio più tardi. Adesso Ok. voglio prendere no Avengers, ma Guardiani della Galassia. Guardiana E Galassia e metterlo alla fine era vero. alla fine era vero. Ok. Se non te lo aspettavi, non se l'aspettava nessuno, Non me direi. l'aspettavo. È un trailer, cioè c'è un abbastanza lunghetto, forse un po' noiosetto, ma Decina di minuti. comunque è stato uno sprazzo di Next Gen nella conferenza Square Enix. Abbiamo visto roba interessante, un gioco interessante dove ho pure letto i provati di redazioni più grosse che l'hanno giocato ed effettivamente l'unico problema è solo un livello tecnico, ma per quanto riguarda la grafica, il gameplay, il sonoro, è un bel gioco divertente. Infatti E io io sono sono ancora sorpreso curiosissimo. delle persone che ne hanno parlato male. Sì, ecco, bravo, stavo per Io agganciarmi a non questo. capi Un non sacco di... capisco. Io non mi meraviglio... Cioè, ormai sono sempre estremamente meravigliato dalla gente cosa scrive sui social, però vabbè. Si sono riusciti a lamentare di un gioco nuovo che pare promettente, ma sembra la solita roba. Oh, stai calmo, cioè, un video hai visto. Cioè, Esatto, cosa devi poi anche fare? è un bel trailer. Noi adesso Sì, stiamo era giudicando effettivamente il corposo. trailer. Sì, Il sì. trailer ci ha fatto vedere l'incipit del gioco,
le meccaniche del gameplay. Il gameplay è un, diciamo, cliffhanger nella Cioè, io ti narrativa. posso dire che hanno solo per questo gioco, contando il trailer del gioco più il video di gameplay, erano 14 minuti più o meno. Perché l'ho visto prima. Assoluto. Anche 20, se non ricordo Erano, male. no, i sommati due trailer, perché li ho visti prima, erano 14 minuti e qualcosa. Ok. Cioè, non è Non male. Cioè, per un male. gioco del tutto nuovo, ci sta. Io su secondo me Guardiani della Galassia trae il vantaggio anche dal tipo di personaggi che sono. Io ho giocato, facendo un parallelismo, ho giocato con molto piacere Phoenix Rising l'anno scorso perché oltre al gioco che era godibile in sé, aveva anche un umorismo e una narrativa che mi coinvolgevano proprio per il tipo di dialoghi che si instauravano fra i vari personaggi di gioco. Io spero di ritrovare la stessa cosa in questo gioco, che sicuramente dal punto di vista dell'umorismo offre molte più possibilità rispetto a Marvel's Avengers. Assolutamente. Vabbè, Cicciuzzo, quindi tu hai deciso di selezionare Far Cry? Passo a me. No, no, Far Cry era di default. Ok, allora dimmi cosa vuoi mettere dove. Io voglio mettere Advance Wars Sì? in meno noioso del PC Gaming Show. Oh! Oh! Ebbene sì. Perché Ebbene non sì. è nuovo capitolo? Perché non è il nuovo capitolo, a Perché il parte remake del questo. primo, cioè tutto qua. Primi Primi due. due, Primi due, scusate, sì, è esatto. vero, dei primi due. No, allora, la cosa che mi ha più deluso è sicuramente l'aspetto grafico. Ovvero, io sono sicuro che il gioco sarà bello nel complesso, perché comunque stiamo parlando di un rifacimento di due titoli che ho adorato. Negli Advance Wars sono stati sia i due giochi, cioè il primo Advance Wars è stato sia il gioco che mi ha fatto approcciare in maniera cosciente all'universo Nintendo. Sia agli strategici a turni alla fine, quindi E Death tra l'altro Stranding, perché non chiaramente se lo c'era. Secondo aspettava nessuno, cioè che avrebbero ricicciato fuori sto gioco, sinceramente. me non se lo aspettava nessuno, però la cosa positiva di questo gioco è sicuramente che Nintendo sta cercando, cioè la mia impressione è che Nintendo voglia sondare il terreno per un eventuale nuovo capitolo, così come ha fatto col nuovo capitolo di Metroid in 2D. Dopo aver fatto uscire 2 anni fa Metroid Returns, il remake del 2, secondo Infatti me la lì strategia tanta che c'è roba. dietro è molto similare. Il punto è che, cioè, dal punto di vista grafico, dal punto di vista del character design, dal punto di vista dei modelli delle armate, non mi è piaciuto per niente. Quindi L'hanno è chiaro che riadattato sarà un bel male, gioco. È secondo chiaro che te? sarà un bel gioco per tanti punti di vista, però è un gioco che già conosco molto bene e che quindi, diciamo, dal punto di vista del remake, fallisce perché è meno interessante di quello che era il Quello gioco originale. originale. Ok, beh, buon ragionamento, capisco. Ok, faccio io, Dai. sarò abbastanza scontato. Te l'ho messo apposta. Allora, aspetta, me l'hai messo apposta? Intendi Wario? No, No, ok, vabbè. No, comunque, no, no, voglio fare il pseudo. ti ha messo apposta il quarto dell'ultima fila. Guardalo Quarto dell'ultima. bene, non l'avevi visto, eh? Sì. Ecco. Dovresti riconoscerlo. Il DLC di Smash Bros. Pensavo l'avessi Ah, c'è visto. chi. C'è chi. Cioè, Amica. ma questo. Vabbè, ma no, ma non lo so. Non voglio giudicarlo adesso. Comunque, no, voglio partire a bomba. Metroid Game Pass. Così, a caso. Bravo. No, per il semplice fatto che. Ok, che la gente si aspettava ovviamente il quarto capitolo che non avrebbe, di Prime, che non avrebbero mai mostrato perché probabilmente neanche esiste. Ma il fatto di aver fatto vedere il quinto capitolo della serie principale di Metroid, quindi quella classica 2D e via dicendo, sinceramente non me lo aspettavo. E vedendo tutte le caterme di gameplay, lo vorrei tipo adesso. E anche perché Metroid mi è sempre piaciuto, quindi Game Pass, cioè è quel classico gioco che prendo
Sicuro al 100%. Poi mentre stavamo secondo me è meglio prima, di Prime visto... come uscita. Beh, sì, Raw, sì, cioè dipende, anche Prime è una bella serie, però mi ha tintillato, insomma, subito, immediatamente. Poi Simo, prima mentre stavamo parlando, ho visto che hai messo il gameplay che io non ho ancora visto. Esatto. È figa, esatto. Sembrava divertente, il boss era fighissimo. Il boss era molto figo e comunque sì, è Metroid, cioè non c'è niente, non c'è niente da dire, quel genere lì, quindi figo, secondo me molto bello. Ricominciamo, Renato. Allora, metti Age of Empire 4 in meno noioso del PC Gaming Show. Sono d'accordo. Oh! Io mi aspettavo lo mettessi più su, Renato. Ma no, è un... In realtà sono molto deluso perché... Age of Empire è arrivati al 3 con, diciamo, l'età moderna più o meno, e il 4 doveva essere, non volevo una cosa contemporanea, però pensavo, mi aspettavo qualcosa di più che coprisse... Allora, il mio sogno era tipo un Empire Earth Remastered, ecco, cioè detto... Ah, no, ok. Posso dirti che l'ho giocato anch'io? Esatto, cioè era figo Empire Earth, volevo una roba di quel tipo. Ce l'avevo, con la scatoletta di cartone. Che bello, esatto. E, quindi ci sta. In realtà poi mi hanno fatto vedere un comparto grafico che comunque non è in linea con gli standard degli RTS moderni, secondo me. Sono d'accordo. Prima cosa. Seconda cosa, mi sembra un more of the same, ma veramente quasi, non voglio dire squallido, però... Il fatto di aver ripreso adesso, insomma, hanno preso le cose che più sono piaciute soprattutto nel Age of Empires 2, che è quello più famoso, cioè insomma quello che anche nelle community è più giocato e più osannato, hanno preso le cose più famose, le cose più giocate dai fan, tipo la campagna di Joanna d'Arco, per esempio, presa e messa lì di peso, addirittura adesso se vedi Joanna d'Arco è proprio nel banner principale del gioco, e l'hanno mi sembra un'operazione un po' fanservice che però non chiede, perché il pubblico degli strategici, cioè soprattutto il pubblico del Joe Empire, non ha bisogno di fanservice, cioè assolutamente no. Non è che appunto hanno voluto magari giocare sul fatto di puntare a tutti quelli che sicuramente hanno giocato tipo il 2 che... ma non voglio, cioè se voglio giocare al 2 gioco al 2. Cioè, questo è stato remasterizzato di recente. È stato remasterizzato due volte, tra l'altro. Due volte. Non ha minimamente senso questa cosa che hanno fatto, al mio parere. Perché veramente il 2 l'hanno remasterizzato due volte. È uscito un DLC 2 anni fa, tra l'altro, del 2. Quindi, proprio prendere di nuovo le stesse cose e rimetterle qui con una grafica che comunque non è in linea con gli standard, ripeto. Cioè, già StarCraft 2 all'epoca, secondo me, è meglio di questa. Vabbè, non però ci siamo. Dawn of War 3, per esempio. Però comunque sempre Age of Empires 4. Comunque Microsoft Studio ci sa fare con gli strategici. Ha fatto un buon lavoro con le remastered. Quindi voglio dargli il beneficio del dubbio. Per questo l'ho messo a metà. A metà, diciamo. Va bene, ci sta. Kevin, io sto pensando su due giochi. Due che secondo me meritano il Game Pass, ma per essere in totale onestà intellettuale lo devo dare soltanto a uno, e io lo do a Sea of Thieves. Sea of perché Thieves. Perché se non l'avessi parlato tu ne avrei parlato io. Dove lo vuoi mettere quindi? In Game Pass. Okay. Se lo merita a mani basse. Ragazzi, è una cazzo di figata. Ho visto qualche screenshot, qualcosa in più. Bellissimo, robe personalizzate anche riferite ai Pirati dei Caraibi, mappa ancora di più ingrandita, eventi mondiali ancora più interessanti, più coinvolgenti, più grandi. Ragazzi, la nave di Davy Jones è grande 5 volte un galeone. È enorme. Ed è fighissima come cosa, ed è fighissima. Gasa un sacco. Poi non ci ho ancora giocato, non ho ancora visto nulla. Ma... Vabbè. Io mi immagino soltanto se c'è la host di Pirati dei Caraibi, quella classica, che figata. Io mi ricordo, piccolo aneddoto da piccolino, che quando giocavo a Assassin's Creed 4... Piccolino vuol dire 3 giorni fa per te, giusto?
diciamo, due giorni e mezzo. Lui è una Polly Pocket. Giocavo ad Assassin's Creed quanto Black Flag, e quando facevo le sessioni in mare mettevo la canzone dei Pirati dei Caraibi perché mi casava. Vabbè, giusto, ci sta. A differenza di Black Flag. A differenza di Black Flag. Oh, oddio, c'è la canzone che cantavano i pirati, mi piaceva. A me piace Black Flag come gioco e lo difenderò sempre. Non è un Assassin's Creed, però. Sì, ma a me non mi fa impazzire l'ambientazione. Ma comunque sono d'accordo con Kevin. Se non fosse stato, cioè non avesse nominato lui, non l'avrei messo in Game Pass probabilmente, perché è stato un trailer che mi ha fatto provare interesse verso per il un gioco di cui non me ne è mai fregato niente. Perché vabbè, non è però... il mio tipo di gioco, non è il mio approccio ai giochi, cioè però... un multiplayer adesso lo puoi provare. Come? Esatto, adesso farò il Game Pass solo per provarlo. Bravo. Tanto esce che è bello, tutti e quattro sono Sea of Thieves, ragazzi. Potrebbe fare una live, Simo. Vuoi giocare in live a Sea of Thieves? Così, figa. Sarebbe okay. Bellissimo. Vai, tocca a te, Cicciuzzo. Cosa mettiamo? Tocca a me? Vabbè, vedi quel piccolo Game & Watch che c'è alla terza casella? Oh, lo metto in F come Far Cry? Mettete a letto i bambini. No, non dirò un cazzo. Ma l'abbiamo già detto. Cioè, ho già detto tutto prima. Ho già detto tutto prima e anche il giorno della live. Cioè, quello di Mario, se ne vedono centinaia di copie in giro. Sì, è vero. È rimasto veramente invenduto, mi chiedo. Limitatissimo. Mi chiedo, c'era veramente necessità di fare la stessa cosa? Che probabilmente hanno riciclato gli invenduti, li hanno ritirati, Cicciuzzo, hanno cambiato il software dentro, la skin sopra. La risposta è no. La risposta è no. Non ce n'era. E comunque no, 5 euro in più rispetto a... Avrebbero fatto più bella figura riciclare quelli invenduti. È un orologio bellissimo. Comunque, tocca a me. Tocca a me. Io metto... cazzo. Ah, prendo Rainbow Six Extraction. Sì. E lo metto. Direi in. Ah, ma alla fine era vero. Che sarebbe B. Per il semplice fatto che. Non è che si avessero molte informazioni di come dovesse essere sto gioco. Non è nulla di estremamente assurdo rispetto a qua, perché sa un po' di già visto, perché le meccaniche sono abbastanza similari a molti altri giochi, l'hanno mischiate però in un modo sembrerebbe intelligente con quello che è la meccanica di gameplay di Rainbow Six classico, per citare l'ultimo, il Siege. Quindi è una cooperativa molto più tattica, però mi incuriosisce, vorrei provarlo, probabilmente sarebbe uno di quei giochi che tipo ci gioco una settimana e poi sparisce, però lo vorrei provare, quindi lo metto lì, incuriosito. E tra l'altro, ricordiamo, è incluso nell'Ubisoft Plus, quindi se lo vuoi provare... È incluso nell'Ubisoft Plus, esatto, quindi se hai voglia di farti un altro ennesimo abbonamento... Nell'attesa della speranza che abbonate a tutti i servizi di video streaming adesso che facciamo? No, ma facciamo aspetto... gli sfittosi per un servizio di gaming streaming. No, semplicemente prima o poi Microsoft lo butterà nel Game Pass e quindi siamo a posto. No, comunque, no. Sono incuriosito e lo vorrei provicchiare, certo. Ok, ricominciamo il giro, Renatino. Allora, io ti prendo, sono deciso tra due in realtà, però tanto c'è tempo, prendo Aragami 2 e lo metto alla fine era vero. Ok. Perché a me, allora, il primo era piaciuto molto, nonostante comunque non fosse esente da difetti, mi era piaciuto veramente veramente molto e... consigliato tantissimo, tra l'altro ve lo consiglio ancora se vi piacciono gli stealth action, quello è tutto giapponese, un po' tu shading, sì, è tutto col cel shading giapponese, con questa tu sei quest'ombra che ti fondi tra le ombre, sì, ti trasporti, è veramente una figata. Volevo prenderlo per Switch, ma non l'ho più preso. È veramente veramente carino. Stare. E il 2 il fatto che l'abbiano annunciato, sono molto contento, perché vuol dire che comunque l'uno è andato bene, e loro sono bravi,
insomma, le novità che hanno apportato mi sembrano essere molto molto valide, e soprattutto ha fatto un balzo in avanti a livello tecnico veramente incredibile. Per cui, se vedete il primo Aragami, vedete questo, cioè sono diversi, sembra quasi veramente due generazioni indietro. Quindi mi tengo sempre fermo con l'hype, però ho un'ottima sensazione. Buono. Ok, Kevin. Allora, io sono un po' indeciso ancora, ma voglio lasciare quel gioco a Cicciuzzo. Io lascerò parlare lui apertamente. Sì. E regalerò forti emozioni. Mm-hmm. Perciò io prendo qualcosa che più si intona ai miei gusti. Prego. Two Point Campus. Ah. Secondo me Two Point Campus si merita un sembrava quasi la Gamescom. Perché... Davvero? Ti spiego. Ok. Argomento. Sì. Perché nella sua semplicità di un trailer, che è quella di un two point o di un comunque di un gestionale, mm-hmm, ti ha mostrato tutto quello che offre, anche nel suo gameplay. E ha delle robe molto carine, che può far vedere degli sprazzi di The Sims insieme alle meccaniche di Two Point Hospital. Quindi per gli amanti onesto del genere può essere una roba molto interessante. Mm-hmm. Onesto. Perché se non sbaglio non era stato poi detto nulla, cioè è stato proprio un annuncio. Non word of the year. Grazie Gaetano 92 per il follow. Grazie Gaetano, ti voglio bene. Gaetano, cioè bellissimo. Cioè, questo mood, Kevin, questo mood lo vuoi tenere comunque, non è una cosa solo delle tre. No, sempre. Lui a qualsiasi follower gli dice ti voglio bene, è giusto così, giusto così. Va bene, ok. Cicciuzzo. Allora, prima di tutto vorrei sapere una cosa. Kevin, qual era il gioco che pensavi? Bugsfield. No, non mi permetterei mai, perché per me... No, quello tu ne devi parlare. Tu ne devi parlare. Starfield. Sì. Ho capito Battlefield. Ok, allora no, Starfield, non voglio assumermi questa cosa perché potrei creare dei... questo coso giallo. Ma in genere non succede mai. Questo coso giallo. Ma ci penso io, eh. Tu io volevo parlare del coso giallo. Io volevo parlare del coso giallo. In F per Far Cry. Allora, liberissimi di non essere d'accordo con me, soprattutto Simone, che è un grande finanziatore delle console di sperimentali. Ovia è una grande console. E resterà sempre. Sì, abbiamo fatto sta tier list per fare Antaciciuzzo, ho capito. Sì. Esatto, che però l'ho fatta io, quindi comunque. Io lo metto, non ci pensare neanche, io lo metto in alla fine era vero e ti spiego perché. Oh, facci sapere, dai. Io non riesco a spostare il mouse, Ciciuzzo, non funziona più. Non funziona. Boh, hai dato questa responsabilità. Lo nominavi tu. Se lo guarda. Non va. Che non funziona. Non funziona. Non va. Non posso farci nulla. Boh. Vabbè, ci provo. Allora, i motivi per cui dovrebbe essere in alla fine era vero sono i seguenti. Ma non allora, c'è. Cazzo, spostato solo di una tacca in su. Mi rendo conto di una cosa. È una console estremamente hipster. Cioè, no! Proprio c'ha no! scritto hipsterismo. Ma no! Ma cosa dici? Grande come una casa. No, ma va, una console che si avvia manovella. Cambia lo schermo. Non si avvia manovella. Spostano le immaginette che con la manovella. Ma fa pure luce come non la Dina, si avvia manovella. Mi fai parlare, se no non andiamo più avanti. Allora. Vabbè. Prima di tutto, mi piace il sistema di distribuzione dei giochi, cioè che settimanalmente ti arrivano nuovi giochi sulla console. Io la trovo un'idea molto figa, che mi ricorda molto un progetto tipo il Satellaview, cioè, non so se ti ricordi cosa è Satellaview. Sì, ma Cicciuzzo, sono giochi? Cioè, che tipo di giochi? Okay. No, perché io ne ho visto un paio di video e ne ho visto uno in cui davvero dovevi muovere la manovella e tu guardavi fuori dal buco di una porta e c'erano dei mostri che ti guardavano. E quello era il gioco.
E quello è un altro motivo. Quello era solo gioco. Perché quel gioco lì è fatto dallo stesso creatore di Papers, Please e Obra Dinn, che sono due indie che hanno avuto una marea di consensi, sia di critica che di pubblico. E io sono estremamente curioso per quel gioco. E quello è il punto. Okay. E in più, l'ultimo punto è proprio l'inserimento di una manovella che dà un nuovo metodo di interazione. Voglio vedere come viene sfruttato. Anche perché comunque ogni console è un dev kit. Ok, ognuno può sviluppare. La comprerai? Tu la comprerai? Probabilmente sì. Il giorno che la comprerai me la vorrai far vedere? Certo che sì. Te la lancio dal balcone. Lo sapevo. Così come mi arriva, me la fai vedere in mano. Sì, sì. Ma questa manovella è... E vola. No, sì, va bene, va bene. Ouya è una grandissima console. Ma comunque, tocca a me. E io vai. Metto... Io metto... Sono onesto, non l'ho messa Game Pass, l'ho messa alla fine davvero. No, sì, per carità, va benissimo, ci mancherebbe. Io prendo... faccio lo scontatissimo. Prendo Stalker 2. Sì. E lo metto in Game Pass. In Game Pass, addirittura. Lo metto in Game Pass. Ah, sì? Perché il primo... per me era figo, cioè nel senso, poi ho questo amore spassionato per le robe post-apocalittiche distrutte, abbandonate, e quindi è più forte di me, e sono estremamente curioso di provarlo, perché per via di diverse cose, giochi come Metro, soprattutto l'ultimo capitolo, non sono riuscito pienamente a giocarlo, l'ho solo provati o cose così. Questo per certi versi qualcosa me l'ha ricordato, l'ultimo Metro, però questo lo vorrei giocare, proprio giocare, su PC però, e quindi lo metto su Game Pass e sono contento che tra l'altro questo è uno dei giochi che il Day One sarà il Game Pass, se ho capito bene, quindi sì. Tanta roba. Tutti i giochi che sono stati mostrati 27 su 30 come? 27 Aia. Su 30 Aia. Di quelli che hanno presentato alla conferenza sono sul Game Pass. Timone batte Cicciuzzo in conoscenze. Aspetta, ripeti. I giochi che hanno presentato durante la conferenza Xbox, sì. 27 su 30 saranno disponibili. Quali sono i tre che mancano? Non lo so. Ok, va bene. Ho solo così. Detto che 27 su 30. Non mi ricordo quali sono quei tre, però erano 27 su 30. Oh, non posso sapere sempre tutto in modo preciso. Va bene. Cioè, mo mi stai facendo. Vabbè, mi stai... tutti quelli dove già che lo so, sta informazione. Hai ragione, c'era Battlefield che non era in Game Pass. Hai ragione. Visto? Battlefield, ecco. Far Cry. È un altro, ok. Visto? L'altro ragione. Soprattutto era quello più stronzo. Ok. Tocca a Renato. Allora, io prendo Ash vs. The Evil Dead e ti dico che sembrava quasi la Gamescom. Oh! Vai, spiega! Non me ne frega proprio niente, cioè tipo la serie The Evil Dead è una figata, fine. Mm-hmm. Cerco un gioco... C'è il soldato di Army of the Dead, Army of Darkness utilizzato. Ma quella è proprio l'ultima delle mie preoccupazioni. C'è Ash. Fine. A posto così. Ma l'unico personaggio che meriterebbe un videogioco stand alone e che probabilmente che nessuno se lo fa. E nessuno lo caga. Fa. E è una figata incredibile. E va bene così, cioè, faranno la solita roba, la Left 4 Dead, va bene tutto, gameplay e multiplayer. Non ho messo Left 4 Blood, non ho messo va benissimo, Blood. Però hai messo quel coso giallo. Cioè hai messo quel coso giallo di merda con la manovella e non mi hai messo Back 4 Blood che sarebbe tipo Game Pass adesso. Ragazzi, io ho guardato, se hai ragione. Allora, diciamolo così, Back 4 Blood manca ma è Game Pass, va bene, diciamolo. Va bene, ok. Io non ho parole, Cicciuzzo, no.
sparo. senti, l'ho fatto oggi in ufficio mentre dovevo Sì, fare sì, altro. sì, 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 bla, sì. bla, bla. Ok. Bla, bla. Vabbè. L'avrei messo in Game Pass anch'io che è Back 4 Sì, Blood, indubbiamente. va Avete benissimo. Comunque, va ragione. bene. La Avete prossima volta ragione. scrivete dei recap migliori. Sì, Ecco, l'ho va detto, va bene. bene? Far Cry Diablo Battle, dicono No, su chat. scusate, Boh. questa cosa mi ha fatto male al cuore. Esatto. Comunque, va bene. Scusate. Tocca a Va Kevin. bene. Sì, l'ho messo là comunque, grazie. Prego. Faccio. Prendo io la Sono palla al balzo. offeso. Zelda. Zelda, dove? In? Mi fido dei rumors? No, no, prego, dove? Allora, partiamo da un Dove? concetto, dal Sì. mio personale punto di vista. Io Sì. l'ho messo allo stesso piano, di Starfield. Ma quelli dove lo devo mettere? Ma si è visto Dove qualcosina di più sicuramente. lo devo... Sì? Io lo metto Davvero il vicino dei rumors? alla fine, era vero. Alla fine era vero? Minchia. Vicino, Non... vicino a sto coso giallo me l'hai messo? Sì. E vi Ok. spiego il perché. Cazzo vuoi dal coso giallo? È No, no. bellissimo. Cercherò di metterlo Se in fondo. guardiamo i prodotti che abbiamo messo alla fine era vero, Ok. c'è quell'Avengers dove abbiamo visto una roba fighissima in, sì, tanti minuti, ma ci hanno fatto vedere tutto. Zelda non hanno fatto vedere nulla, nulla, dopo anni che l'hanno presentato. Abbiamo visto quasi lo stesso trailer, anzi il trailer precedente dava più narrativa rispetto a questo. È Ci hanno vero? dato la conferma che ci sono, adesso si sviluppa ancora di più a livello verticale, che è una figata per carità. Sembra tanto il concetto di Skyward Sword di saltare da un'isola all'altra. Scusa, Dax ci chiede dov'è il gioco più bello delle tre. Ovvero? Quale sarebbe, Dax? Non possiamo mettere Sì. Geoff nella lista. Esatto, non posso mettere Geoff nella lista. Vai, vai avanti. E comunque, io non lo reputo un bel trailer, un trailer esaltante. Cioè, figo sì il concetto del andare. Beh, comunque, aspetta. Allora, secondo il tuo ragionamento, bisognerebbe metterlo in meno noioso del PC Gaming Show. Io l'avrei messo più sotto. Ma c'è quell'aura mistica di Zelda che non puoi andare a criticare. Ma lì è perché non vuoi far piangere i Nintendari, di la verità, Kevin. Sei troppo Esatto. polite. Esatto. Ok. Esatto, sono troppo polite, lo ammetto. Va bene, Ma non si merita di più. Questa è una gentilezza nella gentilezza. alla fine non è che si è visto chissà che. Perché Cos'è? effettivamente, cos'è che si è visto? Beh, poco. Pochissimo. Pochissimo. Lui che attraversa un muro, una roba che sale, in mezzo al cielo, e lui E che... che fai bungee jumping senza Basta. corda. Poi Basta. 12 è minuti. Dax. bello, eh. È 12 minutes il gioco di Ah, cosa? giusto. Ma l'ha fatta la cicciuzzo la Grande lista, non c'è neanche Back 4 Blood. istruttore, non mi avete aiutato per un cazzo, Stai credo che era zitto! una scusa. Stai zitto! Ok. Potevi chiedere. Vedremo se E faremo li dei casini o chiedevi e li la prossima mettevo. volta. Qual era il problema? Stai Tocca a zitto almeno, te, c'era tocca a Dio. te, La stai prossima volta zitto. mettetelo nei recap, perché Sì. così almeno lo Va so. bene, tocca Giusto, a te. sei attento così da farti Tocca a mandare me? a Sì. Coglio. Kevin, ma io lo devo fare quella cosa che tu mi hai chiesto di fare. Starfield, dove lo devo mettere? Vai. Dove lo devo Ma vedi, mettere? c'è una fila che è completamente vuota, io la riempirei. Starfield è questo, vero? Sì. È questo qua, vero? Starfield è quella sì. Ok. È Mi quel fido dei rumors. quarto Mi fido dei rumors. ultimo. Mi fido dei rumors. È bello che è una copertina strafiga che non si è visto un cazzo di quella copertina. Bravo, Niente, bravo, perché io niente, niente. stavo giusto cercando la data in cui è stato annunciato Starfield e non l'ho trovata, però credo che sì, Oh, che fosse eravamo. 2017, No? 2017. 2017? No, era No, 2018, 2018. che è il primo Noi anno in cui eravamo eravamo alle in Disney. 3. Sì. Primo anno in cui eravamo a Los Angeles, mi ricordo. Ah, quello è Outer Worlds 2, sì, mi hai preso. E Outer Worlds? Sì, Aspetta, fa davanti. vedere cosa hai messo. Starfield è il quart'ultimo. Aspetta un attimo che non vedo cosa sta facendo su Starfield è Google. quello con la luna rossa, quello Con... Ah, squarcia questo, metà. scusate, ok, scusatemi. Sì, Quello è scusate. Outer Worlds 2. Sì, ok.
Giusto, ci devi scrivere sopra le cose, cioè non è che... fa fanculo, falla da te la prossima volta. Io sono stupido. Oh, niente, è il commento standard questo. Ok. Vabbè, comunque, abbiamo capito... Impostato. Allora, il discorso è questo. No. Al netto del fatto del mio rancore ancestrale nei confronti di Bethesda, che dopo 20 anni non sa programmare e soprattutto non sa fare un volto che sia credibile. Però non è detto, adesso dai, magari la situazione sì, va bene, però stiamo parlando di un gioco annunciato nel 2018 di cui è stato in apertura di conferenza e ci hanno rifilato un teaser che facevano più bella figura a non far vedere niente. Onestamente penso che il problema di Starfield sia questo, ovvero 2018 e ancora noi non abbiamo fare mani niente se non una data, nel 11/11/2022, quindi sicuramente l'anno prossimo devono far vedere qualcosa, e non se devono far vedere c'è un problema di fondo. Ma no, ma figurati. Però considerando che abbiamo visto diversi giochi sia in conferenza Microsoft che in conferenza Nintendo che escono nel 2022 e abbiamo visto qualcosa che non fosse un teaser che non sapeva né di carne né di pesce, onestamente, cioè noi per ora sappiamo soltanto per dichiarazione di Todd Howard che Starfield sarà lo Skyrim nello spazio. Perfetto. Il che non, questa non cosa è che vuol ci dire cuore, cioè, questa cosa vuol dire, a parte che non mi ricuora per niente, ma quello è un discorso a parte, questa cosa vuol dire tutto e niente. E il problema è quello, che qualsiasi notizia che noi abbiamo su Star, cioè l'unica cosa che posso dire di Starvi con certezza è che il logo è figo, basta. Anche la copertina è fighissima. Il logo è anche la copertina, anche l'artwork di copertina è fighissimo. Vabbè, basta. C'è un punto di partenza. Comunque, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Io metto, così a bruciapelo, in F come Far Cry, Mario Golf. Sono d'accordissimo. Per il semplice fatto che far vedere un gioco che esce fra 2 giorni nella conferenza delle 3 e che tra l'altro non è neanche un titolone mega di punta, vabbè, ci siamo capiti, è stato praticamente utilizzato dello spazio utile per quanto mi riguarda, e tra l'altro ne hanno anche parlato fin troppo, hanno fatto vedere delle robe del gioco, per carità di Dio, grazie, è stato un enorme piacere, ma a una conferenza come le 3 far vedere un gioco che esce fra domani non mi interessa. Fammi vedere qualcosa di più succoso, qualcosa di che può uscire anche fra 4 anni, ma non lo so, non mi interessa, non farmi vedere un gioco che deve uscire mo. Quindi lì F come Far Cry. Renato. Cos'è quello vicino a... Ah, no, cosa? Shadow Warrior 3. Shadow Warrior 3. Grazie. Per seconda fila il terzo. Sembrava quasi la Gamescom. Sotto? Ah, no, sembrava quasi la quello Gamescom. Quello a esatto, sì. Quello a okay. Esatto. No, è che sono in ritardo io. Ok. Nella vita, dico. E... No. No, in che senso? Nel senso che arrivi spesso in ritardo. Cioè, mamma no, sì, nel senso che non sei puntuale, quindi ma sì, non è vero. Prego, vai avanti. E perché cioè, non credo di dovermi spiegare su Shadow Warrior 3, quindi cioè ti ammazzi, esatto, uccidi qualsiasi cosa e giusto. Va bene così, cioè, tra l'altro in un'ambientazione giapponese coatta, quindi questo gli dà dei punti aggiuntivi a mio parere. Secondo poi, quanto è Doom? Esatto. No, casomai quanto è Shadow Warrior Doom? Cioè, questo ok, è... va bene, lo accetto. Esatto. Comunque è uscito prima il primo Shadow Warrior del remake di Doom, giusto? Certo. Mm-hmm. Sì. 2012-2014 Shadow Warrior 2. Due, sì. Vero. Bello il 2. Cazzo. Figo, figo. Adesso lo ristallo. Ma tu no, mica avevi la maglietta? Mica l'avevamo presa in qualche evento la maglietta? C'era la maglietta perché ce l'avevamo dato a Gamescom 2016-2017. La roba sobrissima, tra l'altro. Sì, costò 2 bellissimo, esatto. Sobrissimo. Costò dragone dorato su fondo nero. Bellissimo. Vabbè, capolavoro, bellissima. Allora, ritocca. Se la ritrovo, domani la metto. Kevin, te lo bravo. Dico. Vai. Ritocca a Kevin, prego. Io sto sempre a tema Nintendo, sì? E prendo il nuovo Ace Attorney.
Oh, dove lo Bravo. mettiamo? Dove lo E lo mettiamo? metto. Sembra quasi la Gamescom. Oh! Io ho giocato soltanto a metà del primo. Mea culpa. Veramente io sento Nonostante la. ciò, però. Non ho. Sì, riconosco la qualità del gioco. Bravo. Perché è tantissima. Sembra stramaledettamente divertente. Sembra molto più approfondita della prima trilogia. Sembra veramente interessante. Poi anche questa ambientazione molto figa rispetto a Eastotern che è attuale. Qua siamo in un contesto più storico nel 1800. Sembra molto molto figo. Poi con anche questa sessione di scambio di battute e investigazioni in loco che sembrano ancora più affermate rispetto ai precedenti capitoli, che nonostante io abbia giocato per metà del primo, ho visto i gameplay degli altri, so cosa parlo. E francamente a me piace. E potrebbe essere una bella ventata di fresca ventata di Fresca fresca freschezza. Di fresca Fresca freschezza. freschina come cochetta, cochina bella fredda. Esatto. Al brand che effettivamente si era stabilizzato in quei tre capitoli principali e tutto ciò che usciva di altro rispetto a quelli là era me. Almeno visto dal pubblico. Cicciuzzo. Allora, volevo leggere un commento di Andrea che dice: questa cosa vuol dire che ne faranno 1000 versioni per 10 anni riferito a Starfield. Sì, probabilmente Certo, sì, però ovvio. anche questo c'era anche su Noi su. frigorifero, Sì, sulla quindi. PlayStation 12 ci sarà ancora Starfield, non ti Allora, preoccupare. E Skyrim, e fanno una collection, e li Skyrim in mettono tutti e due qualsiasi insieme. versione, Certo. chiaramente. Sarà in Anche Playdate. sarà tipo in 80K, però sarà proprio reale, lo puoi vivere ormai, con bug annessi. Comunque, prego. Allora, nominerò un gioco che tanto non nominerà nessun altro, quindi Rocksmith. Ah, lo Giusto. mettiamo in Mi fido di Rumors? No, lo No. metterei in Alla fine era vero. Ah, alla fine era vero. Ok. Perché, prima di tutto, mancava un Rocksmith dal 2014, sono contento del ritorno E di questo sappiamo brand. tutti che ne sentivamo un'estrema mancanza, giusto Renato? Allora, questa è una questione Esatto. di gusti personali, non rompere i No, coglioni. figurati, no, prego. Ho una Non figata ne da sentiva passare, la se lo mancanza scrivo. nessuno tranne Francesco, detto Cicciuzzo, va Bravo, bene? bravo. Perfetto. Detto questo, sono contento che il brand torni e sono contento soprattutto che hanno in mente di fare un catalogo abbastanza ampio di titoli e soprattutto di integrare un nuovo metodo per gestire la comunicazione fra videogioco e strumento. L'unica cosa che mi spaventa è il modo in cui decideranno di distribuire i contenuti di Rocksmith, perché comunque ricordiamoci che è un gioco che utilizza brani su licenze, quindi anche i costi dei vecchi Rocksmith dei vari DLC erano abbastanza proibitivi, cioè proibitivo, oddio, non erano così proibitivi, però se te li volevi acquistare tutte le canzoni diventava sicuramente delle cifre considerevoli, molto più che acquistare il gioco base, quindi come del resto tutti i titoli musicali che abbiamo visto. E siccome Ok. comunque il panorama è stato lasciato abbastanza libero, perché quando Activision ha provato a fare un nuovo Guitar Hero Fallito. ha abbastanza fallito da quel punto di vista, diciamo che un ritorno di un Rocksmith che è sempre stato un gioco di nicchia, perché era rivolto a gente che ha uno strumento musicale in casa che può utilizzare, che non è una cosa da tutti, secondo me. Però è un gioco di nicchia che mi interessa particolarmente. Sono contento che torni il brand. Va bene. That's my fucking turn. Io prendo Redfall e Bravo. lo metto in Bello. meno noioso del PC Gaming Show. Ah sì? Così in basso? Ti spiego il motivo. Non per il gioco in sé, perché qua appunto stiamo giudicando come è stato presentato il Hai tutto. ragione. Secondo me, non era da bomba finale di una conferenza. Nel Ok, sì, senso capisco. che è intrigante il tutto, sicuramente lo voglio giocare. Lo stile che hanno apportato al gioco è fighissimo. Poi Arcane, vabbè, non fa mai robe deludenti, anzi, va bene. Ma non credo che era da proprio dici, ah, oh, minchia, la mega figata a fine conferenza. No, perché è un multiplayer che immagino, da come si è, almeno
capito dal teaser, una roba alla Left 4 Dead, dove giochi in gruppo e un cooperativo PvE contro mostri X che non sai, vabbè, eccetera eccetera. Quindi non ha neanche sta meccanica mega innovativa, cioè non è una roba nuova che tu dici ok, però è interessante, cioè risulta comunque interessante anche per il setting che ha, cioè almeno da quello che si è visto da un teaser, perché alla fine era un teaser in CGI, del gioco non abbiamo visto un cazzo, anche per questo motivo non giustifico il posizionamento all'interno di una conferenza. Conferenza Microsoft, ok, era Bethesda, quindi ci si doveva aspettare che magari il gioco, gli ultimi giochi dovevano essere delle bombe di Bethesda o comunque del gruppo di Bethesda, ma io alla fine della conferenza di Microsoft mi aspettavo un Halo mostrato meglio, più nel dettaglio, e invece è successo quello che è successo, quindi lo metto lì solo per quel motivo, perché secondo okay. me meriterebbe molto di più, ma per ora lo lascio lì, poi siamo comunque tutti liberi di aspettare e sperare di vedere qualcosa di nuovo. Renato. Sono d'accordo. Vai Renato. Meno male. dici carissimo. Cos'è quello con la faccia dorata lì? Quello con la faccia dorata? Sotto Mario Rabbids. Sta Shin Megami Tensei 5. Ci ha ripensato. Poi sotto non capisco cos'è quella roba. Questo allora, nell'ultima fila è Shin Megami Tensei 5, il DLC di Smash, il Final Fantasy Origin, il Battle Royale di Vampire the Masquerade e di Outer World 2. Poi sopra abbiamo Death Stranding, il gioco quello di sport estremi di Ubisoft, Halo, WarioWare, Monster Hunter Stories 2, Life is Strange... Jurassic Park Evolution, Jurassic Forza Park 5, Evolution, Elden Ring 2. Jurassic Park, ma davvero? Questo me lo son perso, raga. Jurassic Park è proprio perso. Evolution 2. Evolution okay. 2, esatto. Poi c'è quello dei topi. E che ho preso qualcosa anche dal PC Gaming Show per quello. Ah, ok. No, Slam Fest l'ha annunciato, Vabbè, Elden Ring, questo cos'è? Quello di fianco al Babylon's Fall, Pandora, Avatar, il gioco di Avatar, i topi. Questo è Plug, come si chiama? Plague Tale. Battlefield e Rabbids. Allora prendi Death Stranding e mettilo a Mi fido dei rumors. Ero già pronto col mouse in queste ultime due file. Bravo. Cioè, lo sapevo che andava lì. Okay. Mettilo a Mi fido dei rumors. Ok, quindi, perché... Direct scat, va bene così, a posto. C'è, esiste, siamo contenti, voi siete contenti, è perfetto così, a posto. Grazie. Diciamo che potevamo evitare. No, ho letto della roba, cioè va bene, ci sta Director Scat, però pure lì spacciato come se fosse il salvatore della patria di nuovo. Ma il discorso è quello, tu non è che ti fidi dei rumors su Death Stranding, tu ti fidi dei rumors sulla gente che commenta Death Stranding. Esatto. È sempre lì il tuo problema, Rena, che poi mi dici che sono troppo dipendente dai social e poi vai a leggere le cose su Death Stranding. Vabbè, dove lo devo mettere? No, va benissimo lì. No, secondo me va benissimo lì. Perfetto. Benissimo lì, dico solo che appunto questa cosa qui, basta. Comunque, ma c'hai un'altra motivazione per cui è lì o... Arance. Bartolini, cioè. Oh, ancora questa cosa di Bartolini? No, sto scherzando. No. Non, sinceramente, veramente, non me ne frega assolutamente esatto. Nulla. Zero interesse, proprio giusto. Zero. Giusto, ci sta. Kevin, tocca a te. Kevin! Lo sappiamo che vuoi parlarne, vai. Ma quello lo lascio alla fine. No, sì. No, dai Kevin, dai, lasciamolo alla fine. Dimmi cosa devo mettere, cosa devo mettere e dove. Voglio mettere un sembrava quasi la Gamescom. Per Battlefield 2042. Oh, finalmente, ok, prego. Perché il concetto di quel maledetto gameplay era fighissimo. Vero. Far vedere nel punto di vista di gioco quello che noi abbiamo visto qualche giorno prima con il trailer di lancio, il teaser, scusatemi, bellissimo, bellissimo. A me ha esaltato un sacco, perché la roba figa, proprio concettualmente, è che quello che noi abbiamo visto nel teaser si può fare in gioco.
E non è una roba banale. Perché dove? Quante altre volte abbiamo visto che effettivamente nel teaser facevamo quello? Quello era davvero un enorme omaggio alla community. Oltre ai giocatori della community. Bellissimo anche quello. Poi sono d'accordo con Renato che comunque dia tanto l'impressione di Battlefield 3 e 4 con gli assets riciclati. Gli assets riciclati non saprei, sai, Renato? Perché comunque dobbiamo ancora provare il gioco con mano. La possibilità c'è e non... alla fine Hardline era un Battlefield 4 skinnato, per esempio. Guarda, ma... io ho visto Operation Metro, quindi... E ho visto, quindi... Ho visto cose. Ma io non dico... cioè, il mio asset riciclati non è una critica, nel senso... È un... È palese che hanno voluto fare qualcosa per il... per i fan, quelli hardcore di vecchia data, che non gliene frega assolutamente nulla della campagna singolo giocatore e vogliono solo il gioco. E ricordiamoci che era una delle componenti fondamentali di Battlefield. Sì. Sì, cioè fondamentale dipende per chi, secondo me, perché... Secondo me non l'hanno finita in molti, ecco. Cioè, dimmi se ti ricordi qualcosa della campagna di Battlefield 4. Il fatto è anche quello che molti magari la apprezzavano, ma non era memorabile. A differenza, esatto, magari di quelle che potevano essere alcune delle campagne di COD. Perché magari COD 4 la campagna te la ricordi. Il primo Modern Warfare. Invece sì, di Battlefield, è vero, ha sempre avuto questa cosa che figo il single player. Per carità, ma ha sempre dato l'impressione di essere un tutorial del multiplayer. Per quanto potevano essere mega fighe di Call of Duty, anche le campagne meno, cioè sì, comunque sì, sì. Nel bene o nel male te le ricordi, anche Ghost, perché ci hai bestemmiato sopra. Beh, io penso che tra i Call of Duty che ho giocato il peggiore Advanced Warfare. La campagna mi è piaciuta, però la campagna a me non è piaciuta per un cazzo, proprio per niente. E ne ho giocato e di Call of Duty ho sempre preferito il single player multiplayer. Sono molto a multiplayer in generale, però te la ricordi? Ti ricordi che c'era Kevin Spacey? Sì, però non era bella. No, va bene. And the winner is Kevin Spacey. Comunque, dimmi cosa devo mettere. Tocca a me? Certo. Il Battle Royale di Vampire The Masquerade in Mi fido dei rumors. Oh. Perché quando ho visto il trailer ho pensato, che ne sentivamo veramente il bisogno? La risposta è stata no. No, perfetto. Per me finisce qui. Andiamo avanti. Mario Rabbids. Vabbè, scontatissimo, Game Pass, perché sì, punto. Andiamo avanti. Sì. Renato. Allora, ciao Davide, ti voglio bene. Ti dico il... Allora, Shin Megami Tensei 5 sembrava quasi la Games. Non decido se sembrava quasi la Gamescom o Game Pass comunque. Però ti dico, sembrava quasi la Gamescom. Ok, motivazione? E... Perché sì. No, dimmi sì. Perché a parte che sono anche cazzi miei. Ciao Elio. Guardiamo Elio che ci segue sempre. No, è giusto. Senta clippare. Ma a parte che sono cazzi miei, avanti. E vabbè, perché comunque sia, voglio sperare che con il successo di Persona 5 e questo venga poi riportato sulla serie dei Shin Megami Tensei anche dal sottoscritto. Che comunque si deve comprare quindi una Switch. Che si deve comprare quindi una Switch Pro per giocare poi a Diablo. Successo. Successo. Cosa che è quello che succederà. Però il fatto è questo. Comunque, quello che abbiamo visto del gioco è praticamente un'evoluzione del Persona. E ci sta comunque. Cioè, il titolo è validissimo. Atrus, ovviamente, fino adesso non ha mai deluso. La preoccupazione, cioè, non la preoccupazione, quello che dispiaceva era che i suoi titoli, comunque, prima del successo di Persona, come del sottoscritto, non mi vergogno ad ammetterlo, non erano stati percepiti
dal grande pubblico, proprio zero nei radar, se non da fan sfegatati o comunque da una nicchia abbastanza discreta. Quindi spero, come il sottoscritto, che questo poi porti le persone a giocare la serie, a recuperarla. E inoltre comunque hanno dato un buono spazio durante la conferenza di Nintendo, cioè praticamente metà della conferenza era su questo e su sì, vero, c'era... Smash Bros, e va bene così, insomma. Che ancora non abbiamo toccato nella Tyrese, strano. Vabbè, Kazuya... quello dei tre. Vabbè, senti, facciamo che lo metto già per precauzione in Game Pass. Ok, poi andiamo avanti. No. Chi tocca? Tocca Kevin, no, vai. Io rimango sempre sul filone Nintendo. Con Monster Hunter Rise. Ah, Monster Hunter Rise. No, Monster Hunter Stories 2. Monster Hunter Rise. Stories 2. Ok, dai. Perché? Dove? Alla fine era vero. Per il semplice fatto che si è mostrato troppo, eccessivamente. Ci sono state una conseguenza di trailer assurdi. Cioè, stavamo parlando di in pochissimo tempo 4, 5, 6 ha trailer. Ha fatto la stessa cosa di Far Cry. Era nella conferenza Nintendo, nella conferenza Capcom, nella conferenza Summer Game Fest. E l'hanno fatto vedere anche... Basta. Prima, Nintendo Summer Game Fest e Capcom tre volte. Al Nintendo Direct è stato quello che mi ha convinto di più, perché si è mostrato il gameplay, la ciccia, oltre che la narrativa. Ah, sì, vero. Che a me francamente della narrativa frega nulla, ma che bello è con questa grafica e stile qua, meno serio, meno realistico, ma più puccioso, che ci sta pure nei limiti tecnici della Switch. Sì. E aveva una resa pazzesca, secondo me. E sembra molto interessante. A me non importa del gioco, detto sinceramente, perché Monster Hunter mi piace da impazzire, ma se giocate in compagnia non lo gioco quasi mai in compagnia. Beh, e quindi prende sempre polvere. Io l'ho definito questo gioco potenziale. Io l'ho definito il Monster Hunter con la grafica di Dragon Quest. Figa, è un bellissimo complimento. però è vero. Però è vero. Monster Hunter, quello è il fatto. Però cosa vuol lo dire? Lo stile era quello. Stile però m'ha ricordato lo stile cartunesco di Dragon Quest. Poi alla fine ho visto che il gameplay non va a riadattare ai Monster Hunter. No, è Monster Hunter semplificato. È il Monster Hunter semplificato. Vabbè. E ci sta. Io per esempio darei a un mio ipotetico figlio per approcciarsi alla saga, per poi un futuro giocare a Monster passare Hunter. Passare a Monster Hunter. Che ci giocherà ancora. Ci giocherà ancora su console Nintendo in 720p. Ok. No, dai, 721. Con la Switch Pro. Vabbè, giusto. Ciciuzzo. Allora, dove mettiamo Final questo Fantasy Origin? Final Fantasy Origin in meno noioso del PC Gaming Show. Allora, Ciccio, mi hai sorpreso qua. Io mi aspettavo non fossi più su. No, reactato. Che bello! Allora, per due motivi. Io quando ho visto il primo trailer, che non sentivo un cazzo di quello che veniva detto, okay, perché qualcuno ha messo l'audio un filino basso. Non è se che... no, microfono, hai ragione. Non ho lo studio di Evry Eye io, c'ho una cameretta. Ciao Francesco, vai avanti. Ciao Francesco. Comunque, il discorso è questo. Poi ho rivisto il trailer, sì. E effettivamente tutte le critiche che sono state mosse al trailer le condivido in pieno, nel senso che il gioco sono curioso di giocarlo, ma è stato presentato veramente male, con un personaggio il design è stato lasciato a Nomura, che ha presentato un protagonista che è identico, l'abbiamo detto già più volte, Kevin, a Core di Final Fantasy XV, il personaggio di Core di Final Fantasy XV, quindi originalità pari a zero. È stato completamente messo da parte il design di Amano, che era quello che ha dato origine a tutti gli artwork di... Perché stai riproducendo un trailer? Sto facendo vedere il gioco. Perché ce l'hai? Ok, perfetto. E la cosa che più mi ha fatto ridere è che quando è stata rilasciata la demo del gioco, a pochissimi giorni dalla presentazione, la demo non andava. Sì, è vero. Io l'ho già giocato, però abbiamo dovuto aspettare la 1.3 della demo
perché la demo non partiva. Vabbè, ragazzi, quindi pensa se succedeva dal vivo. Io parlerò del gioco a breve perché l'ho provato, voglio dire la mia sulla demo, ma per come è stato presentato il gioco, per quanto comunque mi abbia interessato, perché comunque è un action ambientato nel mondo di Final Fantasy, però la presentazione non mi ha convinto su più livelli per i motivi che ho appena espresso. Ma allora, pensa se la demo non funzionava durante l'evento dal vivo, ipotetico evento dal vivo. Allora, qui non partiva proprio. Sarebbe... Appunto, no, ci dico. Ti immagini 800 console impostate nello stand, no, per far provare la demo e poi non partiva. Le console, allora, probabilmente era una cosa solo per il prodotto scaricato. Perché le console di debug funzionano in maniera diversa, chiaramente. Sì. Vabbè, comunque, andando avanti. Tocca a me? Sì. Tocca a me. Cazzo, tra quelli rimasti sono abbastanza dubbioso. Parla di Halo, visto che ne hai parlato tanto di Halo. Va bene, Halo meno noioso del PC Gaming Show. Per il semplice fatto, per il discorso che stavamo facendo anche prima, perché Microsoft la durante la conferenza E3 mi sarebbe piaciuto parlarne di Halo, effettivamente. Parlane, per me non è un problema. Comunque, cioè, per come è stato posizionato all'interno della conferenza e cosa è stato mostrato, eccetera, eccetera, secondo me potevano fare di meglio. E tra l'altro poi vabbè, il multiplayer l'hanno mostrato dopo, va bene, ok, ci avete ragione, perfetto. Io avrei lo avrei messo su F come Far Cry, addirittura. Mizza. Vabbè, comunque... Minchia! Questo è tosta come presentazione, bravo. Infatti come il mio problema è la presentazione, non parlo del gioco. Perché, vabbè, che a parte... Sì, stiamo parlando di presentazione, poco, chiaro. Si è visto ben poco. Secondo me un brand come Halo avrebbero dovuto trattarlo meglio, dal momento che addirittura hanno mega clickbaitato mettendo tutte le grafiche di Waiting Stream. Oh ragazzi, Halo, vero. Halo, guardate, oh ragazzi, adesso vi facciamo vedere Halo. E poi di Halo non si è visto quasi un cazzo, e quel poco che si è visto l'hanno proprio lasciato in mezzo così alla conferenza. Adesso vi facciamo vedere Halo. Questo è Halo, ok, passiamo oltre. Cioè, così hanno trattato Halo. Vabbè, però hanno fatto vedere un video il giorno dopo di 12 minuti. Del multiplayer. Che sappiamo che essere quasi una garanzia. Esatto, che probabilmente è l'unica cosa che davvero hanno da mostrare. Che però, il multiplayer, in questo caso, mostrato dopo, eccetera, eccetera, mi sono sparato tutto il video, molto interessante, molto interessante. Ed è davvero solo il multiplayer è sicuramente una roba immancabile per il giocatore Xbox, quindi soprattutto entro la fine dell'anno si spera. Poi detto dentro il Game Pass gratis il multiplayer, quindi sarà sicuramente mega giocatissimo da chiunque, PC, console, vi dicendo, su quello non lo metto in dubbio. Però come è stato buttato, trattato all'interno delle tre, avrebbe meritato molto di meglio. Dimmi Renato cosa ne pensi di sta cosa, dato che hai qualcosa da dire. Sto d'accordo. Più che altro strano, vero? No, pensavo volessi dire qualcosa di più. No, vai. No, nel senso il sicuramente quello che hanno mostrato l'anno scorso li ha fatti riflettere sul fatto che non possono assolutamente presentare un gioco completo in quelle condizioni. Però il multiplayer ce l'hanno pronto, quindi loro si dicono guarda, te lo rilascio, tanto così almeno c'avete qualcosa per giocare e poi la campagna uscirà dopo. Perché secondo me, sulla base di quello visto, la campagna è in condizioni pietose, cioè proprio veramente... Anche tu hai quella sensazione, di veramente pessimo. La sensazione che ho io, che non so se tu condividi, è che secondo me i multiplayer lo rilasciano a fine anno. Non esce. È chiaro che il multiplayer sarà a fine anno. La campagna si vedrà dopo. Esatto. Perché loro hanno detto Halo Infinite. Non mi stupirei di vederla tra un anno. Perché loro hanno detto semplicemente Halo Infinite Holiday. Però non è che hanno specificato il gioco esce nel primo Natale. Secondo me veramente esce a dicembre
dicembre-gennaio il multiplayer. Quello lo vedrei dopo, la campagna la vedrei dopo, perché è in uno stato veramente pietoso, secondo me, e non si discosta molto da quello che hanno fatto vedere con Craig il Brute, assolutamente. Tutta quella shitstorm che gli è arrivata addosso negli ultimi mesi e ha fatto capire, più altri casi emblematici, gli hanno fatto capire che non è il caso di consegnare un prodotto del genere. Non vogliono fare la fine di Cyberpunk. Ehi, l'abbiamo citato anche oggi! Comunque, effettivamente a pensarci, qua ritorniamo sempre a Cyberpunk. Però è un caso emblematico. È proprio nella storia. Ragazzi, Cyberpunk ha perso cos'è? L'amministratore delegato? Gli hanno chiesto di buttarlo fuori. Ha licenziato l'amministratore delegato, se non mi ricordo male. Gli azionisti hanno chiesto di... Sì, di farsi licenziare da parte. Sì. Vabbè, comunque. Proseguiamo. Il fatto di... Ah, scusa, vai. No, tocca a te, Kevin. Ah, no, più che altro stavo concludendo con il discorso di Cyberpunk. Non toccava Renato, scusa. No, Renato. No, toccava Renato. Ah, no, è vero, tocca a Renato. È vero. Renato. Ho messo io Halo. Perdonami. Vai. Renny, cosa metto? Metti il gioco di Avatar. Come mi fido dei rumors. Oh. Ok, cioè proprio allora, se non sbaglio, una roba del genere l'avevano annunciata quando c'era ancora annuncio nuovo. Però il primo gioco lo smodrava Tech Demo, che si rumoreggiava che dovesse arrivare fuori da un po' di tempo. Sinceramente non ne ho sentito né la mancanza, né è stato un annuncio che mi ha fatto dire wow, oh mio Dio, incredibile. Cioè proprio poi vabbè, io ho sempre ritenuto Avatar un po' sottotono, quindi il perché non capisci un cazzo, quello è il problema. È vero, però il sinceramente non era uscito qualche altro gioco, ma era veramente ancora peggio del quello per PS3 360 era una merda. Mamma mia, quello per PS3 era uscito. Tra l'altro, io capisco perfettamente la tua opinione. L'unica cosa è che forse, cioè, questo è il gioco che ha presentato lo Snowdrop di nuova generazione. Sì, esatto, stavo per dire quello. Al di là di quello, cioè, solo la... Quindi mi aspetto qualcosina di più, semplicemente mi aspetto qualcosina di più, però capisco la tua posizione. Meno male, avrei visto in realtà un'altra roba un po' diversa, ecco, in quello slot temporale, in quella conferenza, mi sarei aspettato... Okay. Qualcos'altro di più. Anche lì, come Redfall, quindi, averlo messo alla fine, ti aspettavi una roba... Gigante. Allora, premetto che per me Redfall sembra molto più interessante di questo. Sì, quello sì, sicuro. Ok. Quello parlo come meccanica, il fatto di averlo messo all'interno. No, io non ne ho fatto vedere un Assassin's Creed, non ne ho fatto vedere un... Vabbè, Watch Dogs, sinceramente, vabbè, è uscito l'anno scorso. Watch Dogs è appena uscito, comunque. Non hai fatto vedere Beyond Good and Evil 2, quello sì. Quello volevo dire, grazie, infatti, e il fatto che comunque anche Ansel abbia abbandonato il progetto, mi sa che sto gioco non lo vedremo mai. Quindi, mai, sì. Half-Life 2, Half-Life 3, scusa. Esatto, il 3. Esattamente. Va bene, l'eterno ritorno di Need Cyberpunk, certo Dax, è ovvio, come fai a non citarlo. Comunque, tocca a Kevin adesso. Penultimo, dovremmo esserci già quasi arrivati. Sì. L'ultimo lo lascio alla fine, perché è giusto che c'è una sorpresa. Io adesso, sappilo. E prendilo te. Prendi? Cosa prendo? Babylon's Fall. Sì? Lo metto in FNAF. Alla fine era vera. Ah, alla fine era vera. Ok. Perché quello che mi ha sorpreso di questo gioco di Platinum Games è il fatto che ancora una volta Platinum non si sia basata o comunque abbia scelto una direzione retta, ma rimanendo sempre nello stesso genere ha fatto un po' un percorso ondulato, trovando sempre delle robe nuove. E questa roba, questo concetto di un gioco multiplayer co-op con le meccaniche di gioco di Platinum, quindi super movimentato, super gasante, cazzi e mazzi, l'ho potuto dire finalmente. Bravo! Mi intrippa un sacco. Forse un po' è debilitante il lato tecnico che abbiamo visto, ma
sono comunque ben fiducioso verso il team e verso la qualità che ci ha sempre mostrato. E probabilmente potrebbe fare la stessa fine del trailer di Total War Warhammer 2, che sembrava un gioco del 1990, ancora prima di Age of Empires, e poi è uscito una mega bomba di grafica. Tu dici, vabbè, diamogli il beneficio del dubbio. A tal proposito aggiungo, probabilmente è il gioco di Platinum che andrà a fare quello che Scalebound voleva fare, ma non ha più fatto, ovvero comunque una cooperativa. Qualcuno ha definito quel gioco il compitino di Platinum. Chi? Non posso dirlo. Comunque è stato definito così. Signor, lo accetto, perché comunque non è che abbiamo provato i giochi, quindi ognuno, cioè, le idee sono assolutamente valide tutte quante, e vediamo i risultati, vedremo i risultati. Cicciuzzo, cosa metto? Allora, metto Life is Strange, dove lo devo mettere? No, okay, a no. Fianco a Life is Strange, che cosa c'è? Wario o Jurassic Park? Wario. Wario. Dove? Wario è, io lo metto in, sembrava quasi la Gamescom, perché Wario è una cazzatona, e WarioWare sono una cazzatona micidiale, perché sono, hanno dei livelli di umorismo che sono veramente demenziali. Guarda, Cicciuzzo, l'hai salvato, perché se toccava a me avrei preso quel gioco e l'avrei messo in F di Far Cry. Prego, perfetto. Vai avanti. Il punto è questo, io ci sono affezionatissimo al personaggio di Wario. Perché l'ho sempre preferito a Mario. Sì. Perché Wario Land 3 è stato veramente uno dei miei primi platform. Bello, bello. Bellissimo Wario Land 3. E bello perché anche per Wii, che non si ricorda mai nessuno. Vai avanti. Anche quello per Wii, Shake Land, se non ricordo male. O Shaker, vabbè, comunque. E i WarioWare in generale, il Touched è stato il mio primo gioco per DS e io l'ho adorato e ci ho passato veramente un sacco di tempo sopra. Dopo quella cagata infinita chiamata Game & Wario, che era uscita per Wii U, vedere un gioco della serie WarioWare che ha tutte le caratteristiche che deve avere un WarioWare, non mi può che far piacere. Va bene. Ok. Tocca a me, quindi. Sì. Non è male, ma... Sì, mi è... Il gioco di Ubisoft di sport estremi di cui non ricorderò mai il cazzo di nome... Republic, aspetta, era sì? Riders. Riders meno Republic. Noioso del PC Gaming Show. Ok. Non mi ha detto nulla, a parte il tizio che va sul carrello da Barbone Clochard di Los Angeles e cerca di saltare un dirupo. E poi eri tu quando hai preso la bicicletta. Ero io noleggio. Alla bicicletta a noleggio a Los Angeles, uguale, identico, ve lo posso assicurare. E a parte quello, sì, interessante per quella nicchia di pubblico, per quella gente a cui piacciono queste cose, finisce lì, per quanto mi riguarda. Cioè, non mi ha dato giga emozioni o cose del genere, cioè, non mi ha interessato più di tanto. Quindi okay. Lo lascio lì, solo perché è carino, nel senso che ha tante discipline, potrebbe essere divertente da giocare, ma non mi ha particolarmente interessato vedere quel gioco alle 3, quindi lo lascio lì, personale gusto. Renato, prendo The Outer Worlds 2. E per come è stato entrato, presentato, metto mi fido dei rumor. Non perché non, come abbiamo detto, non solo la qualità del gioco, ma certo. Più che altro come la presentazione, quindi era un teaser e più che altro non è che, cioè, il gioco è uscito 2 anni fa, cioè 3 anni fa. No, questo è il secondo. Questo è il secondo. Fine del 2019, 2 anni fa. Non lo so, non mi convince questa storia, per quanto sia Obsidian comunque dietro. E troppo prematuro? Troppo prematuro, esatto. Bravo, esatto, troppo prematuro. Che tra l'altro in un precedente tier list l'avevamo dato completamente per spacciato, perché dicevamo, ma sì, era un rumor, sì. Ma figurati, stanno sviluppando Avon. Ah,
Ma vai, che cazzo. Oh, Vabbè, è pure vero che non si sa quando uscirà, eh? È uscito solo un teaser, sì, però per adesso. Sì, ma nonostante tutto, secondo me esce prima di Avowed, per questo secondo me riciclerà tantissimi asset. O prima, prima di Halo. No, prima di Halo. Vabbè. Comunque, ha sensazioni. Andiamo. Vai Kevin. Kevin. Lo sappiamo. Quindi Jurassic Park dove lo metto? No, Elden Ring. Guarda, lo so già dove. Alla va. Fine era vero. Oh! Alla fine era vero. Alla fine era vero. Ma allo stesso livello della manovella. Cioè tu mi stai mettendo Elden Ring allo stesso livello di sto coso giallo schifoso con la manovella? Kevin, tu al contrario di tutti noi sei un professionista. Vi spiego il perché. A me ha casato un sacchissimo. Okay. Ero felicissimo di vedere Elden Ring. Ma? Perché sono un grandissimo fan di From. Ma? Vediamo se è la cosa che penso io. Non si è visto un cazzo. No, stavo pensando a un'altra cosa, ok, vai avanti. Non vado a criticare Cavallo perché secondo me è una figata. No, non è quella. Perché, da come ho detto pure nell'anteprima che ho scritto, dà tanto la sensazione di Shadow of the Colossus. Ossia un open world che tu viaggi nelle varie zone e ogni zona lo sbloccherai man mano, ucciderai i nemici. Si sa dalle varie interviste che funzionerà un po' alla Resident Evil Village. Ci sarà ogni zona con i propri capi, con i propri lord, con il proprio bioma, dove si andrà a sviluppare poi varie interconnessioni tra le mappe e l'altra per poi accedervi. Ok. Ci saranno meccaniche stealth e tutto. È molto cicciosa come roba. Molto cicciosa, ma che non si è vista attraverso il trailer. Quelle cose, queste cose che vi sto dicendo sono interviste. Sono interviste dopo. È vero. Io vado a giudicare il trailer. O anteprime di riviste che hanno già avuto modo di vedere qualcosa di più, se non ricordo male. Esatto. Io pensavo un'altra cosa, io pensavo l'avessi messo lì per il semplice fatto che non credessi minimamente alla data di rilascio del gioco. Potrebbe anche starci che forse non è la data, ma per queste robe qua preferisco che mi affido alle software house più che ai rumors. No, non era un rumor, era un commento. Un commento di un famoso giornalista. No, di nessuno, cioè è proprio un'impressione personale mia. Che è stata, vabbè, poi credo che venga, cioè che è stata condivisa un po' in generale, nel senso che ho visto sta data di lancio, cos'è, 21 gennaio. 21, sì. Vabbè, secondo me non esce in quella data lì. Cioè, ho questa impressione qua che lo rimandino. Non so per quale motivo, scusa. Ma sai qual è la cosa che mi invece rincuora? Perché noi queste immagini, anche più, le abbiamo già viste 8 mesi fa, 9 mesi fa, con il trailer leakato. Il leak, è vero. Noi abbiamo visto. Non è così tanto, non era inizio anno? No, era verso poco prima di Natale, se non mi ricordo male. Forse dico una cazzata, non mi ricordo benissimo. Però non ricordo neanche io. Okay, comunque stiamo parlando di uno studio grosso, quindi possibile ce ne sono, scusate. Vai Cicciuzzo. Tocca a me? Sì. Dai. New color, meno noioso del PC Gaming Show. Beh, mi hai sorpreso, ok. Perché? Perché per quanto Life is Strange in generale come cosa idea... Ridere? Cos'è? No. Come? No, vai. No, vai, non sto capendo niente. Vai Cicciuzzo, vai. In realtà abbiamo capito. No, voglio sapere adesso. No, Riccardo, niente. No, andiamo avanti. Già andiamo 23:46. Dai, che tardi. Dai, su, dai. Hai ragione. Tardi. Va bene, sarò breve. Perché per quanto comunque in generale l'idea alla base di Life is Strange mi piaccia, nonostante sia rimasto estremamente scottato dal secondo... L'idea del potere dei sentimenti non è che mi faccia impazzire, quindi sì, sono curioso di vedere la trama, ma l'elemento sovrannaturale non è che mi faccia impazzire, quindi sono né positivo né negativo, voglio vederlo, ma non sono
Non ho né un'opinione positiva né negativa. E soprattutto True Colors è solo ed esclusivamente una canzone di Cyndi Lauper. Vado avanti. Vi lascio a voi queste due patate bollenti, ovvero Jurassic Park e il gioco dei topi. Cazzo, è vero però. No, vabbè, dai, prendo Forza e lo metto. Non puoi metterlo in... Non vedo che cosa stai facendo per quello. Lo metto. Forza, ricordiamo essere capolavoro dei capolavori. Capolavoro della vita, meritare Game Pass solo per quello. E allora lo mettiamo in Game Pass. Perché è giusto così. No, per il semplice fatto che da quello che hanno presentato, e tra l'altro l'hanno presentato in modo abbastanza massiccio. L'hanno presentato bene alla fine. L'hanno cioè, presentato non fregare bene. Niente, ma l'hanno presentato bene. L'hanno presentato molto bene, hanno fatto vedere un sacco di cose, il comparto tecnico mostruoso, da quel che si è visto, l'ambientazione è anche figa, dovrebbe essere ambientato tipo in Messico, guarda Dexter, è bravo a papà, vabbè, è giusto. Comunque, è interessante, ma soprattutto... La serie Horizon in generale è interessante perché ha aperto la serie Forza a una fascia di pubblico che magari non conosceva la serie o se ne fregava altamente dei giochi simulativi. E questo è un buon mix. Questo è un buon mix perché non è simulativo, è divertente, allo stesso tempo fighissimo da vedere. Ma soprattutto hanno introdotto questi minigiochi che fanno tanto giochini secondari di Mario Kart e quindi va benissimo. Poi ricordiamoci che c'è della combustione, esatto, e c'è della violenza. Esatto, e quindi è un gioco bellissimo. Quindi è bellissimo. Se in giorno implementeranno anche l'investire le capre, no, che non si fa, no. Le capre sono dei bellissimi animali. Però tipo nel 4 c'è le spiego che era una bella idea, se non... Allora, quindi adesso dovete decidere dove posizionare questi due giochi e vi do 10 secondi per farlo. Tutti e due meno noiosi, via. Ma meno noioso e quell'altro lo metterei un po' più sopra, tipo alla fine era vero. Quindi cosa? Aspetta, chi devo mettere in meno noioso? Jurassic Park meno noioso. Sì? Sì, e alla fine era vero Plague Tale. Motivazione a caldo velocissima? Che sono stanco. Una merda. Però vabbè. Plague Tale, cioè comunque Focus che tira fuori un titolo del... cioè aveva fatto un buon successo Plague Tale, il seguito ci sta tranquillamente con un comparto grafico della Madonna. Non ho visto sinceramente tante innovazioni dal punto di vista del gameplay. C'era quell'orda di topi che per me è abbastanza intrippato comunque. Però tecnicamente impressionante. Poi c'è comunque sì, per reggere quella mole di processi, insomma. Sì. E Jurassic Park è Jurassic Park semplicemente è esattamente l'uno, cioè per quello come è stato presentato sembra esattamente l'uno con un 2 di fianco, però qualcosa in più, però non è stato mostrato niente di entusiasmante. Un DLC camuffato, sì, un DLC completo. Dell'uno, esatto, per mi viene in mente qualcosa presentato. Qualcuno, io ragazzi voglio portarvi una piccola riflessione piccolissima. Sì, guardate adesso la tier list. Sì. Non è poi così male. Cioè, stiamo comunque parlando che la maggior parte dei titoli è E manca roba, eh? Vorrei ricordare che manca roba. Manca molta roba perché appunto ho escluso delle robe che mi sono dimenticato e comunque ho escluso della roba che non è passata parecchio in sordina. Però ne parlavo con Simone giusto oggi, mi pare, o ieri, non mi ricordo. Non mi ricordo. E dicevamo... Guarda che alla fine, se ci pensi, la conferenza Nintendo e la conferenza Microsoft non è che siano state così differenti da numero di annunci cicciotti, diciamo. Cioè, mi fa strano che Nintendo e Microsoft siano stati percepiti in maniera così differente. Probabilmente questa percezione è dovuta a due cose che dirò velocemente. La prima, Nintendo comunque si ostina a riempire la sua conferenza di cose di cui la gente non gliene frega niente, come ennesimi porting di titoli per Wii U che potevano non essere mostrati in conferenza perché vero. Strange Brigade potevi evitare di fartelo vedere, così come il DLC di Doom Eternal. Potevi evitare di fare vedere. Evitabilissimo, soprattutto in quelle condizioni. Evitabilissimo. Sì. E la seconda cosa è che chiaramente il mantra di Xbox è stato Game Pass. Quello di Nintendo, no. Il mantra di Nintendo è stato,
vendiamo a €60 sì. un gioco di Nintendo 10 anni fa, è stata onesta, è stata onesta da un punto di vista, ovvero ha detto: oh raga, questi escono tutti entro la fine dell'anno, quindi contenti voi, contenti tutti. Sì, a parte Skyward Sword, cioè scusa, vabbè, per Breath of the Wild 2, a parte due giochi che erano, esatto, Breath of the Wild e coso, Mario Rabbids, che uscivano nel 2022, il resto era, oh raga, tutto ottobre, novembre, dicembre, quindi sì, 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 via, sì. E tra l'altro giochi grossi già a ottobre, tipo Metroid, sì, Megami, quindi, Metroid, cioè, assolutamente. A mente fredda non è stato male, ma a molti ha fatto schifo per colpa delle aspettative, per colpa dei rumors, per colpa di quello, per colpa che dei rumors, sta penalizzato dai rumors su Switch Pro. Ma non solo, non solo Nintendo, in generale tutti sono stati penalizzati, sì, dai rumors e dalle, dalle false aspettative, dalle fake news. Nintendo è stata penalizzata anche da quell'altra merda che c'è in F, eh? Sì, io non la voglio. Vabbè, ovvio, 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 ovvio. Vabbè ragazzi, io direi che abbiamo finito, ci siamo anche dilungati parecchio. Io vi ringrazio davvero per essere rimasti fino adesso a seguire le nostre cose, è stato un immenso piacere chiacchierare con voi, anche colleghi cari. Ringrazio Renato Vassalacqua, immerso nel buio in questo momento. Ringrazio, ringrazio il piccolo Kevin. Ringrazio Cicciuzzo, ho detto quell'altro lì, ho detto Francesco Erio, stavo per dire detto Renato Vassalacqua, non chiedermi perché, sono estremamente fuso. Vi saluto anch'io, il grasso Sim, e ci rivediamo. Grazie Manlio, buonanotte anche a te. Ci rivediamo settimana prossima, non so quando, non so per quale motivo. No, me, a parlare, so, non so di cosa parleremo. A parlare di cose di cui non, sicuramente abbiamo, non perfetto, ne sentirete il bisogno, ma noi saremo sempre, esatto, qui con voi a rompervi le palle. È stato un immenso posso piacere. Posso fare un ride, Stimo? Mi dai questo? No, è stato un immenso piacere. Grazie e alla prossima. Ciao. Ciao ciao ragazzi, buonanotte. Ciao ciao.